Veramente grazie a tutti. Io faccio le veci del sindaco che doveva parlare per primo perché è l'ospitante, quindi adesso lo chiamo che mi deve dare sostegno per ospitare questo evento. Questo evento è stato fortemente voluto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Soveria Mannelli per poter suggellare la sinergia con le istituzioni, con tutti gli organismi di parità e con tutte quelle associazioni che si impegnano veramente per portare un contributo al di là della politica, al di là di ogni altro interesse, alle comunità per lottare veramente, che ce n'è bisogno, adesso più di prima forse, contro ogni forma di discriminazione, di violenza e di disagio sociale che ostacolano la crescita umana e bloccano quelli che sono i nostri valori costituzionali, ma io li chiamo di giusnaturalismo, perché spesso il diritto positivo interviene dimenticando che alcuni valori sono naturali, sono proprio di giusnaturalismo. Io non mi dilungo, prenderò la parola dopo per presentarvi i relatori che ringrazio di essere con noi proprio perché si sono fatti questo viaggetto al freddo di Soveria, ma hanno voluto essere con noi e, per dire la verità, hanno dato subito la loro disponibilità. Questi sono eventi che vedono l'impegno di chi è impegnato, di chi ha delle cariche, di chi ha squadre di persone che si impegnano attraverso associazioni, istituzioni. Abbiamo la consigliera di parità provinciale, quella regionale, abbiamo un commissario che al di là del ruolo operativo si impegna per la prevenzione, per diffondere sul territorio veramente una sensibilizzazione verso il problema. Do la parola subito al sindaco e poi avremo i saluti del Don Roberto e di Don Antonio, che sono i parroci della parrocchia di Soveria Mannelli, delle frazioni di Serrastretta, che è un paese limitrofo, e poi a salutarci l'arma dei carabinieri non poteva mancare, perché abbiamo il capitano della compagnia di Girifalco. Il nostro capitano è in malattia, ma i capitani si scambiano, si intercambiano per partecipare attivamente a questi eventi. Non mi dilungo più e do la parola al nostro sindaco. Grazie. Buonasera a tutti. Il mio compito è un compito piacevole, quello di portare il saluto dell'amministrazione comunale, quindi sono felice, veramente felice, di dare stasera il benvenuto e di ringraziare tutti per questa bella presenza. Saluto innanzitutto l'avvocatessa Angela Navoli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Soveria Mannelli, nonché presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, che con questo incontro ha voluto dare prova, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della sua volontà e della sua grande determinazione. E vi prego di salutarla con un applauso. Sono felice ancora di portare il saluto e il ringraziamento della città di Soveria Mannelli al comandante della compagnia dei carabinieri di Girifalco, capitano Felice Bucalo. Saluto sempre con molto piacere il parroco della nostra città, Don Roberto Tomaino, il parroco di Serrastretta, Don Antonio Costantino, il presidente della SD Lucky Friends Rosario Cortese, e do il benvenuto e il saluto della città a tutte le illustri relatrici, dottoressa Carlotta Santoro, commissario della Questura di Catanzaro, dottoressa Cinzia Nava, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Calabria, l'avvocatessa Antonietta Stumpo, consigliera di parità della Regione Calabria, l'avvocatessa Elena Morano Cinque, consigliera di parità della provincia di Catanzaro, la dottoressa Caterina Ermio, referente per la violenza di genere dell'ASP di Catanzaro,
la dottoressa Anna Fazzari, psicologa classe, partner del centro antiviolenza Demetra, e l'avvocato Rosalba Viscomi, della commissione pari opportunità del Consiglio nazionale forense. Saluto anche le associazioni Fiore di Lino e Libere TV che ci seguiranno per l'intera manifestazione, e in ultimo ma non per ultimi le amiche e gli amici presenti in sala. Come sapete, lo scorso 16 novembre a Soveria si è insediata la commissione pari opportunità, che nella sua prima riunione ha eletto come presidente Angela Davoli e come vicepresidente Lorena Virgillo. Nel rinnovare l'augurio di buon lavoro alle componenti della commissione, auspico che il nuovo organismo prosegua il percorso già avviato in seno all'amministrazione comunale sui fenomeni ancora diffusi di discriminazione, prevaricazione e violenze nei confronti delle donne. Auspico che con grande senso di responsabilità ciascuna componente potrà esercitare il proprio ruolo propositivo in stretto contatto con il Consiglio Comunale nell'ottica di una diretta collaborazione. In un momento in cui è fondamentale ricucire le distanze fra la politica e i cittadini, è importante sostenere un organismo paritetico come la Commissione Pari Opportunità, che potrà offrire un contributo prezioso nella vita quotidiana dell'amministrazione. Le commissioni per le pari opportunità quotidianamente si trovano ad affrontare sfide che non si limitano alla tutela delle donne, alle battaglie per la parità di genere sul lavoro, ma riguardano anche la tutela dei disabili, dei minori, degli anziani e più in generale di tutti coloro che si trovano in difficoltà. Pur lavorando in un mutuo scambio di conoscenze e di esperienze, non solo professionali, spesso mancano di mezzi e non solo finanziari per realizzare questi fini e promuovere efficacemente la lotta alle discriminazioni e disuguaglianze di cui tutti noi siamo spesso vittime. Adesso però sembrano arrivati dei cambiamenti che vanno nella direzione di una maggiore operatività. C'è la raccomandazione dell'Unione Europea, la 951 del 2018, della Commissione del 22 giugno del 2018, sulle norme riguardanti appunto gli organismi per la parità, in vigore dal 4 luglio del 2018, che è sicuramente un valido strumento per conseguire questi fini, perché allarga sensibilmente i poteri di questi organismi e auspica che gli Stati membri assicurino che gli organismi per la parità possano svolgere le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. E io non posso togliere spazio, quindi non mi resta che rinnovare gli auguri e le congratulazioni ad Angela e a tutti voi, perché queste raccomandazioni, come evidenzia bene il titolo dell'incontro di questa sera, a Soveria Mannelli sono già operative evidentemente. Grazie. Grazie al Sindaco e all'amministrazione sempre sensibile a questi eventi e che ci dà spazio non solo materiale ma anche morale, e sostenendoci a vicenda pensiamo veramente di fare cose importanti per la comunità. E l'ordine, la scaletta della locandina non è gerarchica. E, diciamo che adesso saluteranno Don Antonio e Don Roberto, perché dopo devono andare a dire messa e quindi li dobbiamo liberare, per cui adesso do la parola a Don Roberto.
Io sono molto lieto di trovarmi qui e soprattutto mi congratulo per l'alto spessore che è stato dato a questo convegno, a questo appuntamento con le illustre personalità che siedono qui al nostro tavolo e quindi rendono la nostra città di Soveria Mannelli partecipe di un momento di riflessione e di sensibilizzazione su un tema quale quello appunto delle pari opportunità che è rivolto per diversi aspetti a molteplici categorie di persone con cui noi quotidianamente intrecciamo delle relazioni. Saluto il signor sindaco, il capitano Bucalo, il dottor Rosario Cortese e ringrazio di cuore la dottoressa Davoli, l'avvocato Angelo per avermi dato la parola e ancora con deferenza quanti interverranno in questa sede, la dottoressa Santoro, Nave, gli avvocati Stumpo e Morano 5, Viscomi e le dottoresse Ermio e Fazzari e tutti voi. Certo, mi sono chiesto quale poteva essere il contributo di un sacerdote, del parroco di questa città a un dibattito come quello che ci vede qui riuniti questa sera. E a dire il vero mi veniva più spontanea una domanda da fare piuttosto che offrire una riflessione o una soluzione. Perché la domanda che ci viene da fare e che mi viene da fare e che pongo a me e a voi è questa: dimmi dove vorresti andare, dimmi dove vogliamo andare, ditemi dove volete andare, perché non sarebbe, sarebbe anzi molto bello riuscire a sapere dove vogliamo andare. Perché il luogo che scegliamo di visitare, il luogo che diventa la nostra meta, porta con sé anche delle scelte con chi vogliamo andare. E spesso noi, come dire, amiamo essere dei naviganti solitari o comunque essere in compagnia di persone alle quali non dobbiamo badare più di tanto. Ognuno di noi, allora, forse potrebbe cominciare a chiedersi questa sera dove sta andando la strada della propria vita, se i nostri sogni e i nostri desideri stanno ancora prendendo la strada che volevamo. Perché alcune volte è davvero facile perdersi per strada e dimenticare quello che volevamo veramente. E ci possono essere incidenti di percorso nella nostra strada. Incidenti che alcune volte possono avere la forza di farci cambiare meta o di arrestare il nostro cammino. Certo, un prete avrebbe da dire l'antica massima che soltanto insieme si può camminare e che da soli, anzi, è molto più facile perdersi, anche se viviamo in un contesto in cui la società ci dona un messaggio opposto, cioè da solo tu ce la fai e l'altro che sta davanti a te non è più importante, per questo puoi derubarlo, puoi fargli del male, puoi sopraffare e puoi persino averne paura e quindi metterlo da parte perché è semplicemente diverso da te. Spesso si parla di battaglia delle pari opportunità, ma a dire il vero potremmo anche chiamarla come battaglia delle pari libertà. Ed è la battaglia di chi sceglie di vivere le relazioni che quotidianamente intessono le nostre giornate in maniera diversa. Perché questa battaglia allora che ci porta a vivere le relazioni in maniera diversa è di due ordini, mi permetto di dire, culturale e relazionale. Quando dico una battaglia relazionale ci sta una scelta ed è semplicemente la scelta per cui una persona non sta sopra l'altra, ma decide anzi di mettersi al fianco e neanche al centro. E per mettersi al fianco nella vita di una persona questo richiede inevitabilmente coraggio. La battaglia culturale invece
per pari opportunità e per pari libertà invece è una battaglia di educazione, e qui penso che un'alleanza educativa tra le istituzioni religiose, tra le istituzioni scolastiche, tra la famiglia, le istituzioni civiche, ci porta a comprendere che educare al rispetto, alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere è un dovere condiviso, un dovere da parte di tutti, perché si tratta di un ambito in cui si intrecciano le vene carsiche più profonde della nostra umanità, quali possono essere quelle etiche, religiose e culturali. La parità, pensarla, viverla, averla davanti a sé e cercarla, penso che sia l'antidoto contro la violenza. La violenza contro ogni adulto vulnerabile, la violenza contro le donne, la violenza contro i minori, la violenza contro i disabili. E parità significa anche la capacità di rinunciare agli stereotipi con cui noi spesso incaselliamo ed etichettiamo anche il genere maschile o il genere femminile. E porto un esempio sugli stereotipi per essere ben compreso, perché da sacerdote insieme a Don Antonio c'è una passione educativa che ci porta avanti. Quanto è difficile parlare di parità di genere quando stereotipizziamo l'essere maschio e l'essere femmina, l'essere maschile e l'essere femminile. Anche nell'educazione dei ragazzi pensiamo che l'essere maschile corrisponda necessariamente all'essere appassionato di calcio, all'essere violento, all'essere competitivo, mentre l'essere femminile invece è stereotipizzato nell'essere come sempre dolci, carine, e magari fa un po' di effetto una ragazzina che magari a cui piace giocare a calcio o ad altri, o andare in palestra o a fare altro. Sembrano delle sciocchezze, io mi rendo conto però che questi stereotipi nelle coscienze dei ragazzi invece feriscono, e questi stereotipi non li vivono i ragazzi, li mettiamo noi adulti su di loro. Allora, un'opportunità di questo genere, qui davvero mi congratulo, la nostra città che la porta avanti, davvero ci incoraggia a combattere quotidianamente una delle relazioni in cui evitiamo e rinunciamo di stare sopra l'uno all'altro, ma abbiamo il coraggio di metterci a fianco, e come istituzioni riscopriamo la nostra vocazione a educare al rispetto, che spesso significa tradire gli stereotipi che accompagnano alcune volte la nostra cultura. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie a Don Roberto, Don Antonio. Io non mi dilungherò, buonasera a tutti, molto. Saluto gli organizzatori di questo convegno, saluto tutti voi che ne prendete parte, e più che altro vorrei esortare voi relatori, che certamente questa sera lascerete qualcosa di importante nelle menti delle persone che vi ascolteranno, ma soprattutto ecco nella coscienza di ciascuno di noi. Questa è la cosa più importante, e l'augurio che faccio a chi vi ascolta non è tanto una partecipazione passiva, questo incontro nel dire io c'ero, no, ma un saper fare tesoro di quello che si sta dicendo, affinché ecco tutto quello che si dirà questa sera possa poi concretamente essere messo in pratica nella quotidianità della vita, anche perché spesso noi abbiamo un piccolo difetto, credo, no? Tutti quanti, quello di sapere le cose ma di non viverle, di sapere come funzionano le cose ma poi alla fine di fare totalmente il contrario, no? Mi viene in mente, perdonatemi se uso un esempio molto banale che faccio spesso ai bambini, no? Che è quello quando ci compriamo l'ovetto Kinder, che c'è il giochino e dentro ci sta il giochino con le istruzioni, le soluzioni, le istruzioni per il montaggio.
io ero il primo da piccolino a fare di testa mia, a non seguire le istruzioni. Spesso siamo un po' così gli uomini di oggi, no? Sapendo le istruzioni le evitiamo facendo di testa nostra. Ecco dove sta poi, credo, l'errore, ecco dove sta poi anche il guaio di tutto questo. Quindi è giusto ed è bello che ci siano, ecco, questi convegni, queste situazioni, queste assemblee dove si parla delle pari opportunità, dove si parla dei problemi che questa nostra società vive, che non dobbiamo pensare che nei nostri paesi le cose siano così idilliache, anzi, dalle piccole realtà che spesso poi, insomma, purtroppo nascono anche le grandi situazioni, anche perché spesso c'è l'omertà del nascondimento, spesso c'è il silenzio per la paura e per tutte quelle situazioni che voi meglio di me e di noi sacerdoti, che purtroppo a volte viviamo anche in prima persona determinate situazioni, ecco, ci sono. Però sono altresì convinto di una cosa importante, vedete, che oltre che ci siano queste cose molto importanti, molto belle, che non ci saranno mai delle pari opportunità vere che, o dignità di diritti dell'uomo, fin quando, a mio avviso, perdonatemi perché era un discorso che mi è sempre attratto, fin quando non ci sarà veramente una giustizia etica, morale, proprio personale di ciascuno di noi. Purtroppo noi lo vediamo anche dalla quotidianità di ogni giorno. Io paragono il nostro paese, l'Italia, e purtroppo gli italiani, ad un paese pendolo, no? Dove praticamente, iniziando dalla piazza Loreto, insomma, questo paese pendolo pendola a secondo delle situazioni che si creano, si vive, e c'è un rischio, e c'è un rischio anche delle cose belle che nascono nella nostra società, il rischio che questo pendolo venga spostato come asse sempre da qualche parte e non stia al centro. I latini dicevano in medio stat virtus, no? Quindi è bene che noi riprendiamo anche che questo pendolo pendi dalla parte giusta, nella parte esatta delle cose. E l'augurio, allora, quello che vi faccio è proprio questo: voi che siete delle persone di spessore, perché il pendolo possa, ecco, pendere bene, deve essere non troppo leggero, ma deve essere abbastanza pesante, pieno di spessore. Quindi ve lo auguro questo. E che l'augurio più bello possa essere veramente questo: che attraverso questi dibattiti, attraverso anche queste assemblee in cui si parla di questo, e anche attraverso tanti scritti, ne ho ricevuto qualcuno anche da parte del commissario, insomma, ecco, sono cose molto utili che devono però cercare di formare le coscienze. Prima Don Roberto parlava che noi abbiamo una passione veramente per il lavoro che facciamo, ed è bello questo, no? Ma credo tutte voi siete qui per passione, per amore di quello che state vivendo e di quello che volete fare, in modo che questo venga realizzato. Quindi l'augurio mio che veramente possiate aiutati, ecco, non da soli, come Don Roberto sottolineava, ma insieme a tutte le istituzioni, ed è bello che oggi ci siate varie istituzioni, possiate formare le coscienze. Io credo che oggi quello che manca non sono tanto le leggi, forse ne abbiamo pure troppe. Quello che manca è la formazione della coscienza. Perché, e pongo anch'io una domanda, stasera le lasciamo tutti con delle domande, Don Roberto, ma è bello perché la vita è una continua domanda per poi insieme trovare una risposta. E perché c'è bisogno di una legge? Per dover
far valere un diritto nella nostra vita e soprattutto per fare in modo che ci sia una dignità nell'uomo. Ecco, io credo che ci dobbiamo chiedere questo, se però nel nostro essere capaci di formare le coscienze si arriva alla formazione vera e propria di un cuore, di una mente, di uno sguardo, di qualsiasi situazione che vada al rispetto dell'altro, ecco che la legge potrebbe essere anche, posso azzardare, non me ne voglia il capitano, insomma, possa anche essere messa da parte, perché la legge è scritta come all'inizio diceva la Presidente delle Pari Opportunità, ecco, è una cosa naturale, non è una cosa fatta così superficialmente e forzatamente. Quindi l'augurio veramente che ci sia proprio questo, attraverso tutte questi dibattiti e queste esortazioni che oggi facciamo, che veramente porti in chi ascolta soprattutto questo desiderio di voler cambiare qualche cosa, perché vogliamo veramente che non ci sia più bisogno di fare delle leggi, perché nel mondo ci sia una giustizia, una pari opportunità, un diritto e soprattutto una dignità, ma che lo sia naturale. Auguri allora per questo e buona serata a tutti. Perdonatemi se io poi andrò via. Grazie a Don Antonio. Lo sforzo quindi deve essere di tutta la comunità, perché noi possiamo parlare, possiamo interloquire con le istituzioni, possiamo fare sinergia, ma poi l'impegno deve essere veramente di tutti. Do la parola al capitano. Bene, buonasera a tutti. Sono molto onorato di prendere la parola tra di voi, non solo per le autorità presenti che saluto, tutto l'uditorio, ma anche devo dire per la non inaspettata qualità umana degli interventi che mi hanno preceduto. Naturalmente vi porto i saluti del signor Colonnello Ribaudo, del comandante del gruppo di Lamezio, del comandante provinciale, il signor Colonnello Pecci. E sapete, sentendo tutti questi interventi e vedendo anche, avendo accesso alla vostra bella cittadina, devo dire che non sono stato qui molto spesso, io sono il comandante della compagnia carabinieri di Girifalco, quindi sostanzialmente un vostro dirimpettaio. Ecco, in qualche modo rievocano i motivi per cui chi ha fatto la scelta di vestire una divisa ha fatto questa scelta, cioè sostanzialmente, ai minimi termini, la lotta contro la prevaricazione in ogni sua forma. E noi ufficiali, quando ci troviamo ad analizzare i dati relativi a questi territori, perché giustamente come ogni dirigente, come qualsiasi dirigente, cerchiamo di non di elucubrare ma di razionalizzare, di trarre delle conclusioni dai dati che cogliamo. Ecco, in realtà da operatori sul campo, dietro ogni dato ci sono delle storie vere, molto sofferte, alcune talvolta addirittura paradossali, incredibili, che però ci pervengono quando dobbiamo dare dei consigli ai nostri militari o quando incontriamo direttamente le vittime. Ecco allora che anche non solo i giovani come me, ma anche i militari più anziani veramente riscoprono questa vocazione, anche perché, come sapete, l'arma distribuita capillarmente tra le grandi città e i piccoli paesi, anche i paesi come questo, in realtà sono fatti da padri di famiglia, sono fatti da mariti, sono fatti da fratelli, da persone umane, da qualche tempo anche finalmente da ragazze straordinarie che ci danno un contributo molto concreto sul piano operativo e devo dire grazie alle quali riusciamo a pervenire alla verità non solo giudiziaria, anche se vogliamo una verità più profonda, ecco, che sa di verità morale, ecco, quando ci confrontiamo con queste storie. Ed è vero che gli eventi come questo ve ne sono tanti, ma è sempre una sfida parlarne, perché poi per chi è veramente implicato, per chi si assume responsabilità, per chi parla con le vittime, per chi sa quanto sono complesse queste situazioni, ecco, io ho davanti in questo momento dei professionisti
e giustamente annuiscono perché sanno quali sono le difficoltà. E devo dire che non solo nella provincia di Catanzaro, in tutta Italia è evidente che sta cambiando la mentalità, anche sul piano operativo, anche sul piano giudiziario. Tempo fa, per esempio, c'è stato di grande aiuto la diramazione di linee guida da parte della Procura di Catanzaro, della Procura di Lamezia, come escutere le vittime, come fare rete insieme alle altre istituzioni. L'istituzione di Sale Rosa, a Lamezia abbiamo la stanza tutta per sé, un luogo dove la vittima, ancorché fragile, può ritrovare un ambiente che non assomiglia a quello di una caserma, ma anche negli arredamenti è fatto per far sentire a proprio agio. È cambiata la sensibilità. Noi siamo sempre in servizio 24 ore su 24, sappiamo quanto è importante la reperibilità per la vittima, avere un conforto immediato. E dal nostro punto di vista però anche ritornare all'antico c'è utile, perché la figura del comandante di stazione, forse quel maresciallo, permettetemi una battuta, anche un po' in sovrappeso con i baffoni bianchi, anche quello può essere d'aiuto quando fa bene il suo mestiere, assomiglia ad un padre, assomiglia ad un parente, ad una figura prossima. Noi speriamo di essere questo per le nostre comunità, da 200 anni a questa parte e per sempre. Giustamente seguiamo le innovazioni normative e dobbiamo renderci noi ancora più sensibili. Vi ringrazio per questo breve intervento, non da relatore, ma il nostro è un saluto sincero e sentito. Grazie. Grazie al capitano, e adesso do la parola a Rosario Cortese, che è presidente di una bellissima realtà a Lamezia Terme. E parlando prima con lui, la Lucky Friends, mi corregga l'inglese perché io sono una frana in inglese, comunque una bellissima realtà, chiacchierando prima con lui dicevo come facciamo a portare una realtà così anche a Soveria. Col sindaco ci impegneremo, avremo il suo aiuto, la sua collaborazione che ci seguirà. Ha detto alla Mezza ci sono voluti 6 anni e io ho risposto che se non si comincia mai si finisce. Giustamente. Grazie a tutti, buonasera. E soprattutto sono veramente onorato di essere invitato qui a questo convegno come presidente, ma come associazione soprattutto. Noi pari opportunità. Noi abbiamo dato un'opportunità, veramente abbiamo messo alla pari i nostri ragazzi di quelli che sono poi il mondo degli altri ragazzi. Abbiamo circa 70 ragazzi speciali che attraverso lo sport hanno trovato la loro autostima, hanno innalzato la loro autostima e soprattutto si sono inseriti un po' in quella che è la società. Lo sport lo utilizziamo proprio come gancio di traino, come fulcro tra quello che è presente, le loro possibilità, e quello che possono fare ancora, perché molte volte dietro quelle che hanno disabilità si ci ferma. In realtà invece possono dare tanto, danno tantissimo. Io qui con me questa sera ho portato in sala 2 atleti che rappresenteranno la Calabria e l'Italia alle specie olimpiadi del 13 di marzo ad Abu Dhabi. 2 atleti calabresi, Miriam Molinaro e Christelle Macri. Miriam sarà una ginnasta ritmica, mentre Christelle sarà nella squadra di badminton. Quindi volere e potere, come si suol dire. Abbiamo detto prima, sì, si può fare, però ci sono 3 cose importanti da non dimenticare mai: l'amore, soprattutto sposare la causa. Noi siamo tutti genitori di bimbi speciali, quindi questa è già una causa che ci accomuna, e quindi tutto funziona perché tutti viviamo la stessa, diciamo tra virgolette, vogliamo chiamarla problematica. E poi ci vuole tanta passione, perché il volontariato è una cosa bellissima, forse farlo negli scout è una cosa più delicata, io sono anche uno scout. Farlo con i ragazzi speciali ci vuole una marcia in più, perché il primo giorno arrivano e sono tutti felici, poi il secondo giorno incominciano un po' a capire un attimino quelle che sono le condizioni, magari arriva lo schiaffo, perdonatemi, arriva lo sputo, arriva il rimprovero, perché comunque sono ragazzi eccezionali anche per questo, e parecchi si arrendono. Però quelli che rimangono vi posso garantire che poi diventa una droga per loro. Noi abbiamo dei ragazzi che fanno sport perché noi puntiamo all'inclusione anche sportiva fra di loro, quindi nella nostra squadra di allenamento ci sono ragazzi che non hanno nessun problema, ma che vivono, anziché passare il pomeriggio sui telefonini o vi dicendo per le strade, vivono la loro esperienza nella nostra associazione. Fortunatamente alla Mezza, dicevo prima, ci ho messo 6 anni ad avere
una sede, un nostro centro, abbiamo ottenuto un bene confiscato alla criminalità organizzata, non abbiamo avuto paura di essere lì dentro, lo facciamo con tanto tanto rumore, cerchiamo di portare il meglio di quello che è la loro prova e la loro forza. Qualche giorno fa siamo stati onorati della presenza del dottore Grazzeri, quindi insomma questo ci fa immenso piacere. Abbiamo parlato di bullismo, di cyberbullismo, che è un'altra problematica durissima da combattere, anche perché a Lamezia, anche nelle scuole dove i nostri ragazzi frequentano, purtroppo di casi ce ne sono tanti, di denunce ce ne sono veramente poche. Io vi lascio, volevo soltanto dire questo, la nostra presenza di pari opportunità espressa proprio, quindi cerchiamo di andare avanti e speriamo di tornare poi a farvi vedere i nostri campioni cosa hanno combinato a Abu Dhabi. Grazie a tutti. Grazie. Signor Sindaco, ho fatto la proposta, eh? Ci dobbiamo impegnare per una realtà così anche a Soveria Mannelle. ce l'auguriamo. E io, prima di entrare nel vivo dell'intervento, mi sembra doveroso, anche se non è in locandina perché non avevo la sicurezza se poteva venire, un breve saluto della commissione pari opportunità di Catanzaro, che è la nostra provincia. L'avvocato Mattacera, prego. Naturalmente ringrazio vivamente per l'invito ricevuto ed effettivamente poter partecipare con un parterre di relatori così importanti mi ha fatto molto piacere e crea naturalmente entusiasmo, anche perché ci aiuta a capire che si può veramente lavorare in rete e raggiungere degli obiettivi importanti, riuscire veramente a sostenere quello che è la nostra lotta. Difendere appunto tutte le differenze di genere che subiamo ogni giorno, ne sentiamo parlare al telegiornale, ne sentiamo parlare dai giornali, abbiamo vissuto anche situazioni professionali per alcuni di noi che sono avvocati o per chi si interessa di pubblica sicurezza. Naturalmente il suo invito, l'invito dell'avvocato Napoli, Napoli, vi chiedo scusa, ho sbagliato cifra. No, spesso mi chiamano Napoli, ma io gli rispondo che sono calabrese. Le chiedo scusa, l'invito è stato accolto con molto entusiasmo e ci auguriamo naturalmente di poter condividere tante cose insieme e collaborare appunto per la tutela di tutti i soggetti deboli. Grazie. Grazie, adesso entriamo nel vivo, ci sono dei relatori, la scaletta sarà invertita, non era un ordine gerarchico comunque, era un ordine così, sarà invertita perché mi hanno rappresentato problematiche, una di salute che reduce dalla bronchite, la nostra Elena Morano 5 e l'avvocato Stumpo che aveva dei problemi familiari, quindi magari le faremo parlare per prima. Io chiedo scusa, ma non ho ancora presentato la commissione che mi onoro di presiedere. E ve li presento, sono Lorena Virgillo che è la vicepresidente, Maria Francesca Colosimo, Maria Giulia Colosimo, Angela Colosimo, Antonella Pascuzzi ed Ilenia Grimaldi. Le Colosimo non sono parenti tra di loro, ma Colosimo è un cognome molto, molto comune qui a Soveria. E Ilenia è la più giovane, forse la più anziana sono io, vabbè, diciamolo pure. Comunque Ilenia è la più giovane e questa vostra partecipazione veramente ci dà molto slancio. Perché ci si prende questo impegno con molto entusiasmo, ma strada facendo poi ci si rende subito conto che è una responsabilità che spesso ruba tempo al lavoro, che ruba tante energie e noi ci siamo proposte di fare gruppo, perché quello che dico sempre io è che da soli non si va da nessuna parte, che c'è bisogno di sinergia
e le relatrici e gli ospiti di oggi, ripeto, sono veramente a voler suggellare la collaborazione, perché senza fare rete, senza la sinergia non si va da nessuna parte. E abbiamo bisogno anche dello sforzo della comunità, perché ben venga appartenere ad associazioni, ben venga avere dei ruoli regionali, provinciali, comunali, ma senza la comunità non andiamo da nessuna parte. Quindi volevo dire che ci sono, le persone ci sono, le strutture ci sono, anche se spesso andrebbero potenziate, per cui invito veramente la comunità a collaborare, le donne soprattutto a non avere paura di denunciare situazioni dolorose che poi possono sfoggiare a causa del silenzio in situazioni peggiori. E abbiamo anche in sala la presidente della FIDAPA di Soveria Mannelli, la dottoressa Mimma Caloiaro. O è andata via? No, vedo. E ho voluto sottolineare la sua presenza perché anche lei, convinta della sinergia e della collaborazione, mi ha subito dato un progetto della carta della bambina, un progetto che sta andando molto avanti, esatto, e vedremo di collaborare subito con la FIDAPA per questo progetto. Quindi in campo veramente per non tralasciare nulla di tutte quelle attività che ci possano veramente aiutare a sconfiggere, forse è quasi un'utopia, ma noi ci crediamo, ogni forma di discriminazione e di violenza. Vi presento brevemente anche il nostro programma, che si basa soprattutto sulla prevenzione, perché è chiaro che prevenire è sempre meglio di tutto. In campo si sta lavorando molto sulla prevenzione, anche noi faremo dei progetti. E a Lamezia col Comitato Pari Opportunità, ho qui la mia vicepresidente, siamo già impegnate, siamo andate già in molte scuole, perché non dimentichiamo l'altra piaga, che è quella del bullismo, e non dobbiamo dimenticare che ad un adulto cresciuto con la tara della violenza possiamo lavorare poco su un adulto così, a meno che non si sottopone da solo ad un percorso. Infatti la dottoressa Fazzari subito esprime i suoi dubbi, ma si può lavorare veramente sulla prevenzione, perché è sui bambini, è sull'età evolutiva e sui ragazzi che crescono che veramente bisogna diffondere questo rispetto, questa parità di genere, la cultura della non violenza. Io vi lascio con una battuta e do la parola ai relatori, dicendo che più che pari opportunità, secondo me va cambiato il nome, dovremmo chiamarle organismi di pari dignità, pari dignità nella diversità, perché questo è il senso delle pari opportunità. La diversità unisce, però va rispettata in tutte le sue forme, e dobbiamo lavorare su questo, proprio perché credo che la prevenzione sia quello che ci può aiutare di più, perché ripeto, con gli adulti già formati sulla violenza e sulla mentalità brutale, sul non rispetto, credo che si possa lavorare ben poco. Io non mi dilungo più, vi ringrazio ancora, perché la vostra presenza e di slancio, perché altrimenti se parliamo da soli e mi auguro di fare bene con questa commissione con la quale stiamo facendo gruppo, e veramente il gruppo e l'unione, la sinergia fanno la forza. Io adesso do la parola a chi deve andare via per prima, all'ammalata, ecco. L'avvocato Elena Morano Cinque è reduce da una brutta bronchite, però aveva garantito la sua presenza perché veramente ci tiene, lei pure fa tante battaglie sia dal suo ruolo e sia fuori dal suo ruolo, e quindi le do subito la parola. È la consigliera di parità della provincia di Catanzaro. Grazie.
Grazie Angela, vi chiedo scusa, diciamo, insomma, discriminazione nella discriminazione, questo è il massimo della mia voce, perdonatemi, però davvero non volevo mancare. Angela, lavoriamo insieme da anni, quindi un saluto a tutti voi, un saluto al sindaco, alle autorità presenti, un saluto a tutti i relatori, tra l'altro siamo tutte amiche con le quali lavoriamo da anni nella tutela delle pari opportunità. Un saluto al pubblico e un ringraziamento ad Angela, e un ringraziamento doppio ad Angela, perché come dire, io da anni mi occupo di pari opportunità, prima di essere consigliera di parità della provincia di Catanzaro da un anno sono stata presidente della commissione provinciale pari opportunità per oltre 9 anni, quindi mi occupo da oltre 11 anni, insomma da 12 anni di pari opportunità, ne ho viste tante, ne ho sentite tante. Questo, come dire, mi fa comunque sempre più, mi dà slancio sempre più a continuare a lottare da una parte, dall'altra mi dico, le istituzioni, come dire, la rete tra istituzioni che c'è e noi ne siamo una prova, purtroppo forse funziona solo a macchia di leopardo, e io, come dire, ne ho avuto la prova da quando 1 anno e mezzo fa sono diventata componente della commissione regionale per le pari opportunità, e quindi insieme a Cinzianava ho avuto la possibilità di anche girare un po' dei territori della Calabria. Credetemi, posso dirlo, e Cinzia ha avuto conferma di questo, Catanzaro, la provincia di Catanzaro, dal punto di vista della rete per le pari opportunità, credetemi, è un modello, francamente. Lo dico con grande orgoglio da questo punto di vista, non un orgoglio mio personale, un orgoglio che condivido con le amiche, con Rosalba Viscomi, con la quale sono anni, con Caterina Ermio, con Angela stessa, cioè sono anni che tra di noi, peraltro ci tengo a dirlo, completamente gratuitamente, cioè i nostri, noi non abbiamo emolumenti, quindi lo facciamo per passione, perché evidentemente ci crediamo, e la rete la facciamo realmente, cioè noi davvero portiamo avanti una serie di progetti, certamente tutti con i loro limiti, ma d'altra parte io mi dico sempre che, come dire, se anche, concludo spesso le interviste che faccio quando porto avanti qualcosa, dico, se anche una sola persona avremo salvato dalla violenza, un solo ragazzo avremmo salvato dal bullismo, sicuramente avremmo speso bene il nostro tempo, non dico nemmeno soldi perché non ce ne sono, ma quei pochissimi che ci sono, sicuramente se anche una sola vita umana sarà stata tra virgolette salvata da qualsiasi tipo di discriminazione essa sia, pari opportunità adesso per me come consigliera di parità, in particolare dal punto di vista lavorativo, ma sicuramente, ripeto, avremmo speso tempo e soldi messi bene. E poi come dire, permettetemi anche una, come dire, una notazione, quando si dice spesso, gli uomini spesso ce lo dicono, che le donne non sappiamo fare rete, io amo rispondere, le donne intelligenti facciamo rete in automatico, alle altre forse insomma non ci interessa nemmeno fare particolare rete. Un'ultima chiosa prima di dirvi davvero due parole, non vi voglio tediare, insomma qua deve essere un bel confronto e vi chiedo veramente umilmente scusa se me ne sottrarrò a questo confronto, ma credetemi, non sto ancora particolarmente bene, sono venuta per amicizia sincera nei confronti di Angela, non volevo mancare, le faccio i migliori auguri per questa nuova impresa nella quale lei si sta lanciando con la passione di sempre. Un augurio anche da provincia di Catanzaro, da rappresentante dell'ente provincia di Catanzaro, particolarmente soddisfatta di questo, perché sapete, negli ultimi tempi le commissioni pari opportunità, lungi dall'essere cresciute, sono diminuite in provincia di Catanzaro, lo dico con tristezza, quando io diventai presidente della commissione pari opportunità su 80 comuni erano 11, eravamo arrivati, o meglio 2 o 3 anni dopo, anche con il mio impegno, eravamo arrivati ad 11, erano 6 se non ricordo male quando io fui eletta, poi diventarono 11-12, sono ritornate indietro purtroppo, oggi mi pare che siano 80, la provincia di Catanzaro è 80. No, ma a prescindere da questo, purtroppo sono, cioè parlare di un successo, averne fatte 10 e adesso siamo tornate indietro. 27 la provincia di Crotone, eh? E invece non è piacevole, questo voglio dire, non stiamo registrando una cosa piacevole, cioè il fatto che i comuni della provincia evidentemente non siano particolarmente sensibili alla creazione di un organismo come la Commissione Pari Opportunità probabilmente non è un bel segnale.
Quindi, come dire, assumiamoci tutti, come dice giustamente Angela, tutte le comunità, assumiamoci l'onere, noi come provincia, la regione, ma assumiamoci l'onere di spronare anche questi comuni che non ci vogliono pensare, perché diciamo la verità, insomma, non è che non ci pensano, la legge esiste, non ricordo chi dei due parroci diceva che la legge probabilmente non serve, io da avvocato insomma vivo di legge, insegno diritto all'università, quindi probabilmente è un po' difficile a me dire che la legge non serve, sicuramente, cioè non mi riesce probabilmente consono dire che la legge non serve, sicuramente di leggi ne abbiamo tante in Italia, probabilmente quello che non c'è in Italia è la vera applicazione della legge, è quello che manca e questo è un dato di fatto, cioè le leggi ci sono, ma le leggi in generale sulle pari opportunità, io non mi piace snocciolare leggi, insomma non sono in una lezione universitaria, non mi metto a snocciolarvi, le leggi vi posso assicurare ci sono a livello internazionale, ci sono a livello europeo, ci sono a livello italiano, la legislazione sulle pari opportunità nel nostro paese è particolarmente avanzata, la legislazione. Altro è la realtà delle pari opportunità e qui consentitemi un'altra notazione, io ripeto sono ormai 13-14 anni che mi occupo di pari opportunità e come provincia di Catanzaro vado in giro spesso nei comuni, per me è la prima volta nel vostro comune e vi ringrazio insomma di questa piacevolissima ospitalità, spero di poterci tornare, ma quello che noto sempre quando vengo invitata nei vari eventi che vengono organizzati in provincia è una cosa che purtroppo a me non piace, non mi piace da donna, non mi piace da rappresentante di un'istituzione di parità. Sembrano eventi delle donne per le donne. No, le pari opportunità non sono qualcosa delle donne per le donne. Le pari opportunità, e complimenti ad Angela per la scelta di questo ottimo titolo, di questo diciamo, evento di stasera, le pari opportunità, io lo vado ripetendo da anni, sono la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione, ovunque essa si annidi e da chiunque essa sia perpetrata. Pertanto non è una cosa che riguarda le donne, da parlarci tra donne, no, dovremmo probabilmente interloquire molto più con gli uomini che con le donne. Altra cosa, il fatto che gli organismi di parità siano quasi sempre totalmente femminili, da una parte io lo trovo assolutamente positivo perché mi viene risposto in tanti contesti anche nazionali, quando andiamo in sede di conferenze nazionali, cioè ci mancherebbe altro che ci prendono anche quest'ultimo ruolo, no. No, io vi dico, c'è per esempio un simpatico, tra l'altro una bravissima persona, esponente e un consigliere di parità di una provincia di Trento, che è una persona squisitissima per esempio, una persona anche molto colta, e io non trovo assolutamente, come dire, non mi sento in competizione perché un consigliere di parità è uomo, io li vorrei vedere alla prova dei fatti, cioè io vedo una persona che si spende o non si spende affinché le pari opportunità vengano tutelate nel suo territorio. Certo, vedete, io sono nata negli anni 70, quindi sicuramente non ho vissuto il femminismo, ma lo conosco. Quello che lo conosco perché l'ho studiato. Quello che noto purtroppo oggi è un arretramento molto triste, perché vedete, lo noto soprattutto nei ragazzi, nelle scuole, e giro da tanti anni nelle scuole. Arretramento cosa intendo dire? Una banalizzazione, cioè noto nei ragazzi e spesso nelle ragazze una scarsa consapevolezza del concetto di pari opportunità. Mi spiego, purtroppo spesso ritengono malamente che determinati tipi di libertà, che probabilmente oggi invece come oggi non sono neanche libertà ma sono delle nuove forme di violenza, tipo la mercificazione del corpo, che banalmente viene fatta dovunque, su internet, diverse forme di pubblicità, le ritengono forme di libertà, cioè ritengono che non sia quasi neanche utile parlare più di pari opportunità. Sapete, spesso mi viene fatta la domanda, ma è utile ancora oggi parlare di pari opportunità? È utile visto che le donne, per esempio, possiamo lavorare? Beh, io non solo rispondo che è utile, vi dico che è assolutamente necessario,
per esempio nel mondo del lavoro, e qui entro un po' nel vivo, non vi tedierò, perché quando dicono sarò breve, dice per i prossimi 4 ore, questa si attacca al microfono, state sereni, no, dopo Renzi, state tranquilli, diciamo, è bene dire state tranquilli, anche perché la mia salute non mi consente di parlare troppo oggi, quindi state tranquilli, dico mi inserisco nell'ambito della tutela lavorativa, dico no, credetemi, non è così, è l'esatto opposto, cioè proprio perché oggi le donne hanno raggiunto tanti risultati, cioè non si può negare che se neanche 60 anni fa le donne addirittura non avevano accesso al voto, oggi certamente abbiamo fatto passi da gigante, e non a caso ho citato il femminismo come, diciamo, probabilmente gli anni 70 sono stati un punto di svolta per le pari per il lancio verso la tutela delle pari opportunità. Quello che però registro, vi dicevo, oggi è secondo me un arretramento culturale. E ripeto ancora una volta, quello che più mi dispiace, e giustamente i preti parlavano dell'importanza della prevenzione, dell'importanza della tutela delle pari opportunità a 360 gradi, che va soprattutto in fase, ripeto, preventiva e non curativa. Prevenire è meglio che curare, giustamente lo diceva pure Mentadent, vi ricordate, nella pubblicità, quindi è ovvio che è lì che dobbiamo agire. Però ecco, non ritenendo, mai abbassando la guardia, e ritenendo che poiché abbiamo raggiunto, per esempio, vi dicevo, la possibilità di andare a lavorare, e allora siamo a posto. Voi lo sapete che cosa vuol dire discriminazione sui luoghi di lavoro? E quante donne subiscono discriminazione sui luoghi di lavoro? Non mi piace snocciolare cifre e dati, ve l'ho detto da subito, quindi non li snocciolerò, né di dati provinciali né dati nazionali, non mi interessano. Io mi interessa soltanto dirvi che, per esempio, e questa è anche una mia esperienza personale da insegno all'università, le donne studiano molto, tra virgolette, di più e anche meglio degli uomini, si laureano prima degli uomini con ottimi voti, ma guarda caso, tutt'oggi, cioè non sto parlando di 40 anni fa, oggi entrano nel mondo del lavoro molto più tardi degli uomini, entrano nel mondo del lavoro con lavori molte volte a tempo determinato, mentre un uomo viene preso a tempo indeterminato molto più facilmente. Questi non sono dati miei, sono dati diciamo World Gender Forum, sono dati Eurispes, ripeto, non li invento ma li vivo. Vengono assunte, vi dicevo, a tempo determinato e non indeterminato. Altra cosa sconfortante, proprio l'altra sera c'era una di queste trasmissioni su questo, le disparità retributive, cioè sembra sconvolgente, ma ancora oggi in una medesima azienda, certamente sto parlando del privato, è ovvio, no? Nel pubblico è un po' più difficile che questo accada, visto che teoricamente ci sono dei concorsi, dico teoricamente perché in Italia lo sappiamo i concorsi, vabbè, teoricamente sono dei concorsi pubblici aperti a tutti, pertanto se io e il collega uomo siamo stati assunti per la categoria B, per la categoria C, tendenzialmente il nostro stipendio è lo stesso, e dico tendenzialmente perché poi nelle amministrazioni esistono per esempio le posizioni organizzative, quindi esistono una serie di premi di produttività che magari più spesso vanno agli uomini che non alle donne. Perché? Perché magari un uomo può stare in azienda o può stare fino alle 8 di sera, fino alle 9 di sera, una donna invece deve tornare a casa, io questo non tollero. Io sono una fautrice della libertà, cioè per me libertà vuol dire potermi realizzare nei miei sogni, nei miei desideri, senza perdere mai la mia dignità. Ovviamente quello che è mio non è suo, cioè per me essere libera, la realizzazione vera delle pari opportunità è che ciascuno di noi faccia ciò che sente la realizzazione della propria dignità. Quindi chi di noi sente di potersi realizzare nel lavoro casalingo, nel lavoro domestico, deve poterlo fare, anzi sarebbe anche giusto, se ne parla in Italia, ma non credo che accadrà, insomma quantomeno non a breve, di una valorizzazione anche del lavoro domestico, ma deve essere una scelta, non deve essere un'imposizione. Qualche sera fa, io già sapevo insomma di venire e stavo riflettendo, c'è stato in televisione di nuovo il famoso film, lo conoscerete tutti, Baby Boom, ve lo ricordate? Un bellissimo film, anni 80, con Diane Keaton. Beh, lei era una manager in carriera, per una serie di ragioni insomma gli arriva una bambina e il suo capo le dice molto brutalmente, lei non lo sa che deve scegliere o la carriera o la famiglia, mica può avere tutto.
anni 80. E poi mi è venuto in mente un altro film invece ultimamente di qualche anno fa, ormai 3 o 4 anni fa, Quo Vado, ve lo ricordate, di Zalone, dove invece c'era una donna ai vertici dell'amministrazione, tal terribile, quella donna terribile, e lui però, da uomo del sud, se ne andava in una democrazia nordica, se vi ricordate, e acquisiva perfettamente, cioè riusciva ad incarnare cioè ad entrare nella logica della democrazia paritaria vera e reale, nonostante lui fosse un italiano cresciuto come era cresciuto, insomma, ci ricordiamo la sua provincia, vi ricordate lui com'era, la caccia e pesca della provincia. Perché vi cito questo? Perché da una parte mi ha fatto riflettere sui cambiamenti che ci sono stati dagli anni 80 ad oggi, ben vengano e viva Dio che ci sono stati, e sicuramente però continuo a dirvi, è pericoloso dire, visto che ormai abbiamo raggiunto tanto, beh, possiamo abbassare la guardia. No, non la possiamo abbassare la guardia, perché continuo a dirvi, specialmente nel mondo del lavoro, in particolare nel mondo del lavoro, e credetemi, da quando sono consigliera di parità sto avendo una serie di contatti, anche perché questo mi piace che venga ricordato, la funzione della consigliera di parità, e mi auguro di iniziare un giro nei territori della mia provincia, la funzione della consigliera di parità è quella proprio di essere uno, tra virgolette, una sentinella, mi piace chiamarla, come dire, uno sportello di ascolto per coloro che si sentono discriminati sul lavoro, alt, non per le donne che sono discriminate sul lavoro, per coloro che subiscono discriminazioni sul lavoro. Ve lo ricordate il famoso film Philadelphia? Quindi quante volte, per esempio, anche gli omosessuali possono essere discriminati sul lavoro, si possono avere discriminazioni sul lavoro per razza, per lingua, per religione. Bene, la consigliera di parità è un'istituzione prevista dal codice per le pari opportunità, insomma dalle leggi famose che funzionano in Italia, che ha la funzione proprio di raccogliere questa eventuali problemi che una donna, un uomo, un soggetto discriminato possa aver avuto nel mondo del lavoro. Bene, con una serie di, come dire, di difficoltà di tipo economico che insomma non sto qui a raccontarvi, sicuramente noi il nostro lavoro lo svolgiamo egregiamente in questo senso, tentando cioè di mediare tra le parti, cioè noi, la nostra funzione è quella di evitare che si vada in giudizio, nonostante noi siamo pubblici ufficiali e la nostra funzione sarebbe anche quella di dare una tutela giudiziaria gratuita, cioè noi assicuriamo il gratuito patrocinio alle donne e uomini soggetti a discriminazioni sul lavoro, ma ad averci soldi. La regione ce l'ha, la provincia al momento no, però la regione qualcosina ce l'ha, no, ma a prescindere da questo, sicuramente come funzione istituzionale è quella. Indubbiamente però la nostra reale vittoria non è quella di andare in giudizio, la nostra reale vittoria è quella di mediare tra le parti, quindi di portare in provincia piuttosto che in regione a seconda delle competenze il datore di lavoro e di risolvere il caso, di cercare di aiutare il discriminato a superare il suo stato di discriminazione. E lì, diciamo, voglio concludere, non pensate che le discriminazioni sono soltanto nell'accesso al lavoro, vedete, le discriminazioni sul lavoro possono significare tante cose, la discriminazione può essere orizzontale o verticale, si dice con terminologia tecnica, molto banalmente quella che vi ho appena detto prima, cioè le donne entrano con più difficoltà nel mondo del lavoro, si chiama verticale, lo chiamano la metafora dell'imbuto, cioè le donne vanno in massa verso il mondo del lavoro, però poi il collo si restringe, cioè c'è difficoltà ad entrare, o la metafora del tetto di cristallo, cioè una volta che io sono entrata nel mondo del lavoro è molto difficile che diventiamo manager, che diventiamo capitani d'azienda, AD di un consiglio di amministrazione, molto più difficilmente rispetto agli uomini. Io dico che la vera sfida del futuro è la democrazia paritaria, e qui davvero voglio concludere. Qualcuno parlava, mi preti, di libertà, di uguaglianza, di parità. Sono terminologie che molto differenti l'uno dall'altro. La parità è una cosa, l'uguaglianza è un'altra, la libertà è un'altra cosa ancora. Quello che mi piace dirvi è che forse la parità, arrivo a dire una cosa grossa, è addirittura più importante dell'uguaglianza, cioè il principio d'uguaglianza, che è un principio costituzionale fondamentale, dice che tutti dobbiamo essere uguali di fronte alla legge per sesso, razza, lingua, religione, però vedete c'è il famoso articolo 2, il comma 2 di questo articolo 3 della Costituzione, che dice una cosa ancora più importante, cioè che dice che, come dire, dal senso proprio delle pari opportunità, cioè io faccio sempre questo esempio quando vado tra i ragazzi da scuola, dico, vedete, se c'è un vostro collega disabile, quindi un vostro compagno con la sedia a rotelle, dovete salire una scala, secondo voi è principio di uguaglianza se tutti e due dovete salire dalla scala?
No, non è principio di uguaglianza, questa non è uguaglianza, sebbene uno dice dobbiamo essere trattati tutti in modo uguale, quindi sia io sia lui dobbiamo salire dalla scala. No, il vero principio di uguaglianza si realizza soltanto se c'è la pedana apposta per i disabili, di modo che sia io sia lui in 2 minuti e mezzo saliamo la scala, altrimenti uno abile tra virgolette la sale in 1 minuto e mezzo, un disabile la può salire anche in mezz'ora. Vedete, questo, per questo vi concludo dicendo che probabilmente le pari opportunità sono non solo il completamento del principio di uguaglianza, ma sono anche forse più importanti ancora del principio di uguaglianza, perché è facile proclamarci tutti uguali quando però ci è negata la pari opportunità, cioè ci è negata la parità di condizioni nell'accesso alle professioni, nell'accesso alle cariche pubbliche, nell'accesso, e lì probabilmente veramente l'uguaglianza non c'è, cioè resta soltanto nella carta, sulla carta, ma purtroppo oggettivamente nella concretezza di tutti i giorni manca. Io qua vi saluto, concludo, non so se vi ho dato degli spunti interessanti o non interessanti, quello che mi piace dirvi è che spero che sia la prima, ma certamente non l'ultima volta che tornerò nel vostro paese. Intraprenderemo certamente con Angela, già ce lo siamo detti, io e Angela siamo come dire, vulcani di idee, abbiamo già idee su che cosa lavorare insieme, e ovviamente a favore del vostro territorio, in quella sinergia tra le varie istituzioni che, consentitemi, davvero ci consentirà di raggiungere vette quando io, tu, lei eccetera ci mettiamo insieme senza dire io devo fare di più, io devo fare meglio, io devo fare con te, perché soltanto se faccio con te forse riusciremo ad ottenere qualcosa. Grazie a tutti e perdonatemi se vado via. Grazie ad Elena, sentitemi di fare una battuta, avete notato la tenacia e la determinazione ed è malata, quindi figuriamoci quando sta bene, ecco. Grazie Elena. Adesso ci lascia anche la Lucky Friend, va bene, vi ringrazio comunque. E spero che tornerete con noi per organizzare insieme molte cose. Auguri ai ragazzi, in bocca al lupo. Buona serata. Ripeto, la scaletta non era gerarchica, quindi se... Se Tonia vuole parlare adesso per poi andare via... Chiedo due cortesie. Sì. Va bene, anche se non devo andare via, ormai ti sei presa la precedenza, quindi. Allora ve la ripresento. Antonietta Stumpo, che noi chiamiamo Tonia come diminutivo, è la battagliera consigliera di parità della Regione Calabria, che sta facendo un sacco di battaglie, sta battendo i pugni sui tavoli, sta girando la nostra Calabria oltre, perché si affermino veramente dei principi, e io le do subito la parola e ci dirà tutto quello che sta facendo, quello che continuerà a fare. Grazie, ringrazio Angela, ma voglio dire veramente con piacere vengo qui da voi. Ci lega diciamo così anche l'altura, io vengo da Cotronei, per cui insomma il livello anche climatico resta uguale, per cui se siamo particolarmente caldi va bene uguale. Sì, sindaco, io parto da lei perché mi piace quello che lei diceva ed era il riferimento al ragionamento sul pilastro europeo. Lei faceva proprio quel riferimento delle dichiarazioni dell'Europa sulle pari opportunità, e tutte queste sono le sollecitazioni che l'Europa fa ai Paesi membri. Ma guarda caso, in quest'ultima fase della storia politica italiana, quei suggerimenti europei non vengono osservati, e lo dico veramente con grande dispiacere, perché quella che è stata la scommessa di quel pilastro europeo che nasce lo scorso settembre, che diventa pilastro poi ad aprile, che arriva ad essere una determinazione, come dice il sindaco, a luglio,
è un pezzo importante di tutto quello che oggi Angela ha voluto come tema del convegno, di cui la ringrazio, perché prende spunto probabilmente anche da quello che è quell'opuscolo che faccio girare all'interno dei comuni, delle università, piuttosto che delle scuole, piuttosto che delle categorie di imprese, dei sindacati, le pari opportunità come tutela dei diritti. E qui vale il ragionamento che faceva Don Antonio o l'altro Don Roberto. Erano spunti interessanti, perché guardate, il ragionamento la norma serve, diceva, ad affermare un diritto, ed è proprio così. Cioè, se io ho una legge, so che devo osservare quella norma. Se quella norma non c'è, ciccia, diciamo tutti che non c'è, quindi a quel punto ci liberiamo da un impegno in qualche modo. Loro lo facevano con un riferimento un po' più delicato alla, perdonatemi, questa è casa. Sì, va bene a casa, quindi posso andare anche qui. Grazie. Ecco, come al solito anche questo vale a livello femminile, diciamo. Sì, dicevamo, per loro valeva il ragionamento sull'etica, il piano era più alto, sicuramente noi siamo soggetti che ragionano un po' più in maniera terrena, diciamo. Quindi questa cosa ci limita molto nel ragionamento, ma a me lo spunto che loro ci hanno dato è servito molto, perché guardate, il ragionamento messo oggi sulle pari opportunità come tutela del diritto vale proprio nella snocciolare una vicenda che riguarda l'Italia, ma che riguarda la Calabria. È da un po' di tempo che, come consigliera di parità regionale, sto chiedendo alla Regione Calabria che si facciano alcune cose in tema di pari opportunità, perché se c'è una norma tu lo osservi, se la norma non c'è, diceva bene, se la norma non c'è non lo osservi, non, è così, è nella natura umana. E per questo il sindaco faceva bene a dire c'è un suggerimento europeo che ancora non viene assunto, è vero, non viene assunto. E allora l'idea che a me è venuta nel mettere dentro un opuscolo che sta girando per i comuni, come dicevo, e sta girando su tutta la Calabria, è che ci possa essere all'interno della coscienza del legislatore regionale una capacità e volontà ad adottare una norma che non è semplicemente la norma sulla preferenza di genere, non deve essere considerata in maniera fredda ed isolata. Non è la preferenza di genere, punto, ma la preferenza di genere fa parte di tutto un corollario di ragionamento sulle pari opportunità come tutela dei diritti che va un po' oltre. Perché io mi sono permessa a loro di suggerire una serie di cose al Consiglio regionale. Abbiamo depositato una norma sulle pari opportunità, abbiamo depositato una norma contro la violenza di genere, tenendo presente che la 119 del 2013 prevedeva una serie di caratteristiche che anche le regioni potessero osservare, perché la legge 20, e le dico i numeri delle leggi, perché io sono una di quelle che dice il nome e il cognome delle cose. La legge 20 in Calabria non è più adeguata. È così, no? Non è più adeguata. Non ci sono fondi sufficienti perché possano funzionare i CAV, non ci sono fondi sufficienti perché possano esistere più case rifugio. Esiste una sola casa rifugio in Calabria, una. Ed è far riferimento a Mondorosa. Punto. La 119 prevede, per esempio, che ci sia una casa rifugio per ogni provincia. Ma diciamo così, la caratteristica, che, perdonatemi, io sono di Crotone, ma non faccio la campanilista a tutti i costi, ma non è la provincia di Catanzaro che, diciamo così, ha lo stemmetto della sono il più bravo di tutti, ma chi ha lavorato su queste cose è bravo.
ma non è il sistema istituzionale che ha creato questa situazione, ma perché si sono create delle condizioni di progresso in alcune direzioni che in altre direzioni non ci sono. Per esempio, Reggio Calabria aveva una casa rifugio, ma per carenza di fondi ha chiuso. Vogliamo dire che Reggio Calabria non è sensibile, non è... non me la sento di dover dire una cosa di questo genere. E allora il tema è che ci sta una inadeguatezza a volte delle norme, che il legislatore, diciamo così, in questo caso a noi spetta dire il riferimento, dare i riferimenti regionali, sono 15 anni che non si occupa di alcune cose. Sono 15 anni. E lo dico, guardate, fuori da ogni schema politico di appartenenza, da parte di ciascun soggetto che lì ha fatto la storia di questa regione. Perché si va dai governi Loyer, ai governi Scopelliti, ai governi Oliverio, e noi manteniamo inalterato la preferenza di genere, che non viene adottata, non viene toccata la legge 20, non vengono assunte una serie di disposizioni che sono un limite per questa regione, che sono un limite. Poi ci sono tanti bravi operatori, che io conosco, che sono bravi, ma che lo fanno veramente con grande, grande sacrificio. Con grande sacrificio. E allora l'idea che a me era venuta era quella di sottoporre al Consiglio regionale una norma che è interna a questo opuscolo, che si chiama proprio così, pari opportunità come tutela dei diritti, che teneva dentro la rappresentanza e la partecipazione delle donne all'attività politica, perché guardate, le donne partecipano all'attività politica di questa regione. Stanno al 37% i consigli comunali composti da donne. I consigli comunali dovrebbero, per legge, essere composti, non consigli comunali, mi correggo, le liste che vengono composte nel momento delle elezioni per i comuni sopra i 5.000 abitanti, bisogna che ci sia un rispetto del 30% all'interno delle liste. I consigli comunali in Calabria stanno al 37% nella presenza femminile. Vuol dire che c'è una sensibilità femminile alla partecipazione all'attività politica interessante. Interessante. Superiore anche al dato nazionale, perché il dato nazionale sta sotto il 30. Nelle giunte le donne stanno al 33% in Calabria, non rispettando quella quota al 40%, ma questo lo dico in un aggregato, perché se io aggrego il dato, metto dentro tanto i comuni sotto i 3.000 abitanti, che non sono obbligati a rispettare il 40%, tanto i comuni sopra i 3.000 abitanti, che sono invece obbligati. Io mi sono trovata a fare, diciamo così, una diffida nei confronti dei molti comuni che non rispettano la partecipazione di genere, ma in tanti comuni invece noto con piacere un rispetto della presenza di genere nella giunta. E allora, guardate, qua non mi si può dire che non c'è una maturità delle donne alla volontà di queste a partecipare alla vita politica di questa regione. E allora è maturo il tempo, ecco perché viaggio, continuo a viaggiare per la Calabria, è maturo il tempo, dopo 15 anni, senza schieramento politico, ma è semplicemente uno schieramento appartenente, diciamo così, a una logica maschile. Perdonatemi, diciamo questa cosa, ma è la logica maschile di chi siede all'interno di quelle assisi regionali, che in 15 anni si sono succedute, a non aver voluto adottare una legge sulla doppia preferenza di genere. E quindi, dicevo, questa norma di pari opportunità come tutela dei diritti, che tenga dentro la rappresentanza delle donne, che istruisca al valore della differenza, perché la differenza è ricchezza, e c'è un'istruzione al valore della differenza all'interno delle scuole. Mi è appena arrivato, tra le altre cose, lo dico qua perché mi fa piacere dirlo, io giorno 8, tra le tante altre cose, parteciperò insieme
delle persone che con me condividono questi temi, alla stesura di un ulteriore librettino, e giorno 8 parteciperò alla presentazione di questo librettino a Rossano, perché faremo circolare un altro, diciamo, opuscolo nelle scuole primarie, mentre questo è molto più completo. Questo è fatto di dati statistici, di elementi. No, no, è questo il libro. Dei dati statistici, è fatto di un lavoro che tiene presente quanto è il lavoro delle donne in Calabria, il livello di disoccupazione, i servizi, la rappresentanza, eccetera. Quello che dirigeremo verso le scuole primarie avrà anche un linguaggio differente, però si tenterà con quello a far comprendere che la maturità di alcuni percorsi avviene nelle scuole. Cioè, se noi ci, lo diceva bene il capitano, sì, fare rete contro la violenza significa anche questo, farlo a tutto tondo, non solo, diciamo così, le forze dell'ordine che si trovano in qualche modo soltanto nella fase terminale di quella cosa, ma farlo nelle scuole significa educare in qualche modo i bambini a sentirsi vicini tra di loro e anche nel linguaggio, perché quando io uso la parola sindaca piuttosto che sindaco, quando si tratta di una donna, e poi dirò in Calabria siamo solo all'8%, ma questo è solo un dato, perché mentre stiamo al 37 come consigliere, poi scendiamo all'8 come sindache. Dico sindaca perché anche questo, anche il linguaggio assume forma, e quella forma è così tanto importante che domani il giovane, perché il bambino che lo impara a scuola, il giovane riesce a dirla con quella disinvoltura che non è più di scherno. Non è più di scherno. E guardate, noi abbiamo lottato tanto perché si possa dire avvocata piuttosto che avvocato, ma non è per un vezzo, non è un semplice vezzo, ma è affermare una diversità, un'uguaglianza nella diversità, perché la diversità va comunque affermata. E ancora il diritto alla salute, per me il mio mentore è stata Caterina Ernio, perché è lei che mi ha aperto gli occhi su quello che significa salute di genere, perché la salute di genere, poi se vuole lo dirà meglio di me Caterina, ma io sono stata sua allieva in questo, quindi la differenza di genere è una differenza anche nell'ambito della salute. E Caterina, quando è venuta a me, mi ha detto: Tonia, ma tu sai che cosa significa testare un'aspirina? Sì, ti pigli una aspirina, te la testi, su, se va bene. No, vengono testati i farmaci solo sui maschi di un'età, di un certo, no, un target d'età, sulla cavia maschio. E questo è un limite anche per curare le donne. Non è la medicina che attiene alla, diciamo così, alla patologia del seno piuttosto che dell'utero. No, è proprio un raffreddore che se su di me ha un effetto X, noi non lo sappiamo, perché lo sappiamo se ce l'ha sul capitano l'effetto X, ma su di me no. Lo dico su di lui perché è giovane, è il target giusto, vero? Lei non si ammala mai. No, però se si ammala lei ha la medicina giusta, io no. Questo è il vero tema, diciamo, tanto per dirla come dice la mia professoressa. Poi, e questo va messo all'interno di una disposizione legislativa, per quello che diceva comunque il prete prima, perché devi osservare una norma. Noi abbiamo fatto un tavolo in regione, l'abbiamo fatto pesante, abbiamo fatto dei convegni importanti, però tutto questo poi alla fine, se io mollo e Caterina molla su questo, ciao, è finita. Cioè, se invece c'è una norma che resta,
quella norma comunque sono tanti a rispettarla. Questo è il dato. E ancora, guardate, lavoro, formazione, impresa, qui entro in quello che riguarda proprio il compito della consigliera di parità. Le donne in Calabria lavorano, ora il mio dato si riferisce a febbraio dello scorso anno, è salito di poco, ma io ve lo do per quello che era quel dato del febbraio, perché sento di un punto e mezzo, era il 28% l'occupazione femminile in Calabria. Il 28% è una vergogna, perché significa che in Calabria le donne non lavorano. E allora perché le donne in Calabria non lavorano? Io mi devo preoccupare di questo dato. Perché se non lavorano è perché non ci stanno i servizi. Sì, non ci sono servizi. Sapete quanto ci sta di nido in Calabria? Il 2,1%. Questi sono i nidi in Calabria. Sapete com'è distribuito il... e questo è all'interno di questo librettino, sindaco, insomma. Poi gliela avrà sottratto Angela, ma... Glielo rendo io al sindaco. No. Un attimo. Questi andavano distribuiti, però non ce ne sono più. Va bene, no. Quello che ho mandato al sindaco glielo do io. Se provvedete alla ristampa. Glielo ridò io. Noi li distribuiamo. Sì. I servizi, quelli che riguardano l'assistenza socioassistenziale, diciamo così, sono in Calabria 395 strutture. Io su 409 comuni io sono rimasta seriamente sconvolta. Poi vi dico pure che la nostra fascia, perché poi da qui da Crotonese divento fascia, diciamo così, centrale, la nostra fascia centro, diciamo, è quella che ha meno strutture di tutti. A differenza di Cosenza, che ne mantiene un numero maggiore, e qualcosa ancora resta a Reggio. Noi restiamo invece veramente quasi a terra. La stessa cosa, guardate, il tempo pieno. C'entra il tempo pieno. Perché se una donna lavora, è chiaro che il prolungamento d'orario rispetto ai... è inutile negarci che poi alla fine, insomma, il carico, io, il livello, il fatto che mi abbiano telefonato da casa è segnale emblematico del fatto che tu ti muovi ma stai sempre legata a quello che è l'evento anche familiare. Meno attento di questo è mio fratello, diciamo, con tutto l'affetto, insomma, in qualche modo. E allora, se è così, il tema diventa questo, anche rispetto alla presenza e al prolungamento degli orari di scuola per una donna. E allora anche questo deve far parte di un pacchetto confezionato che io ho scritto perché possa essere assunto da un legislatore regionale. E poi i servizi di contrasto alla violenza, ma l'abbiamo detto prima, c'è una 119 non adottata, è un problema serio, perché manca poi una serie di applicazioni che dicevamo prima, e poi tutte quelle fragilità sociali che sono, diciamo così, la disabilità, che in qualche modo questo territorio, ma non è solo questo territorio, perché meglio di me diranno altri, c'è una difficoltà oggettiva a superare barriere architettoniche, che anche questo è uno di quei dati drammatici. E poi l'ultima cosa che mi sento di dover dire rispetto a quello che era il ragionamento che ponevano i preti rispetto all'etica, guardate, ci sono a volte questo paese che va avanti, poi arretra, poi va avanti. Se una persona è di colore o è omosessuale, però è ricco, non se lo pone nessuno il problema. Se invece quella persona che arriva magari in un barcone è povero, perché cerca fortuna come lo cercava magari mio nonno, tuo nonno, qualcun altro, andando magari in Argentina o poi dopo in Germania e così via, è povero. O meglio, vive di lavoro, dignitoso lavoro. Perché non va tutelato chi non vive di dignitoso lavoro, ma chi vive di dignitoso lavoro, questo paese e qualsiasi altro paese ha un dovere morale, e questo si scrive nero su bianco. E allora guardate, rispetto a queste cose io penso che un legislatore nazionale o anche un legislatore regionale deve impegnarsi in misura
diciamo così, stridente perché possa essere assunta una parità, pari opportunità come tutela dei diritti, perché questo rende dignitoso un, diciamo così, un territorio, rende dignitoso le persone che ci abitano, ma rende dignitoso non soltanto chi ha la, diciamo così, il carico del diritto, ma rende dignitoso anche gli altri. Io mi sento di dire che non mi sento a mio agio se tutti questi diritti non vengono tutelati. Io non sto a mio agio. E allora spero che in generale si possa avere far approdare, diciamo, una legge sulle pari opportunità come tutela dei diritti, e questa è una di quelle cose che noi magari a giro possiamo pensare di fare, non solo qui in Calabria, ma magari andarla a fare anche al nord, diciamo così, dove gli facciamo capire diciamo, la forza deve essere una forza che va anche, come dire, va anche verso la contemperazione di quelle diversità, perché dalla diversità si toglie la forza di tutti quanti. Grazie. Grazie battagliera, come siamo sicuri che batterà i pugni sul tavolo per svegliare gli amministratori, per fare approvare, perché poi quello che è importante, ecco perché pari opportunità come tutela dei diritti, perché gli organismi di pari opportunità spesso sono antisignani e a forza di combattere poi ottengono veramente che si facciano delle leggi su quello che gli organismi di pari opportunità dicono e seguono da anni, e quindi con queste persone battagliere spero veramente che si possano cambiare le cose per l'Italia, ma soprattutto per la nostra Calabria, dove a quanto ho visto statisticamente le anime passionali e il movimento è tanto, ma poi c'è la carenza delle strutture, quindi ci sono proprio gli ostacoli pratici che impediscono questo, ostacolano anche questa veemenza, queste passioni che veramente sono di aiuto, perché poi la rassegnazione o il girarsi dall'altra parte, questo veramente sarebbe il vero danno. Quindi auguro ancora buon lavoro a Tonia e che faccia veramente queste grandi battaglie di cui abbiamo bisogno. Do la parola alla dottoressa Cinzia Nava, che è presidente della Commissione regionale di pari opportunità della Calabria, che è ospite nella cittadina di Soveria, sarà qui anche stasera. E io sono contenta di averla nostra ospite, anche perché dice che non c'era mai stata. Forse le piace però il freddo un pochino. Io non amo il caldo. Ma meglio così. Le do la parola e la ringrazio veramente per essere tra noi. Grazie. Sì. Grazie a tutti. Ringrazio gli organizzatori per aver voluto qui oggi la presenza della Commissione regionale pari opportunità, rappresentata dalla mia persona. Sono molto anche io contenta del titolo, perché del titolo scelto per questo evento, perché pari opportunità, io dico sempre quando vado in giro, e vado molto in giro, ve lo posso assicurare, almeno 2-3 volte alla settimana io sono in giro per la Calabria, e dico sempre che pari opportunità non vuole dire garantire la parità tra uomo e donna. Pari opportunità vuol dire garantire i diritti a tutti. Pari opportunità infatti sta a indicare un principio giuridico, che secondo il quale bisogna eliminare tutti quegli ostacoli alla partecipazione alla vita economica, politica, sociale, che viene ostacolata da alcune differenze, dalle differenze di genere prima di tutto, dalle differenze di età, dalle differenze di salute. Ai disabili, alle persone con disabilità viene negato quasi tutto, dalle differenze di religione, dalle differenze di origine natia. Quindi è questo che vuole dire pari opportunità, e quindi gli organismi di parità che esistono in Italia ma anche fuori,
da tanto tempo, per esempio la Commissione regionale pari opportunità è istituita con una legge dell'87, la legge 4 dell'87, forse la regione della Calabria, non sono sicura, è una delle prime regioni che si è dotata di questo organismo. Gli organismi di parità quindi sono intesi come strumenti volti a garantire questa parità, a garantire quindi l'uguaglianza. Sono degli strumenti che devono soprattutto osservare, che devono soprattutto ascoltare, che devono soprattutto denunciare e che devono soprattutto promuovere. Questo è quello che io ho messo nel programma della Commissione regionale pari opportunità quando sono stata eletta nell'ottobre del 2016. Perché pari opportunità vuole dire mettere in alto una serie di azioni positive volte soprattutto a fare che cosa? Sì, a garantire la presenza della donna all'interno degli assisti regionali, all'interno della politica, e questo anche io sto facendo delle lotte affinché la Regione Calabria si adotti finalmente questa legge che prevede la presenza della donna nei consigli regionali. Ma pari opportunità vuole dire soprattutto garantire il rispetto dell'altrui persona. Io ho fatto per il giorno 25 novembre ho fatto una promozione proprio che si intitolava Rispetto. Ho fatto stampare dei segnalibro sui quali ho fatto incidere la parola rispetto scandita in sillabe e li ho distribuiti per le regioni, per le classi, le scuole della Calabria. Perché ritengo che sia importante infatti partire dalle scuole attraverso la formazione e far capire cosa vuol dire rispetto. Rispetto non solo verso la donna, ma rispetto verso l'altrui persona, che può essere di colore, che può essere una persona sana e di salute, che può essere una persona con disabilità, che può essere una donna, che può essere una persona che ha un diverso orientamento sessuale dal nostro, una persona che milita una diversa religione. Quindi credo che pari opportunità voglia dire questo, voglia dire soprattutto rispetto, che sia importante la formazione che deve partire dalle scuole. E io vi dico la verità, io vado in giro spesso, mi invitano spesso e vado in giro quando vengono quindi organizzati gli eventi. Io sono contraria agli eventi, infatti io con la Commissione regionale pari opportunità non organizzo eventi. Però io dico che quando un evento viene organizzato bene, come ad esempio questo, vengono invitati determinati operatori delle istituzioni, questi eventi possono, attraverso l'informazione che noi diamo, perché anzi io non voglio dire neanche che io do delle informazioni, perché io non sono nessuno, io sono solamente qui a rappresentare dei problemi che io di cui io vengo a conoscenza perché ascolto. Ma io dico che attraverso l'informazione si può fare formazione. Quindi gli eventi ben vengano se fanno questo, se contribuiscono anche in minimo a formare gli ascoltatori, ma anche a formarci reciprocamente, perché io posso prendere delle cose utili dal relatore che mi sta accanto. Quindi è questo che io vado facendo in giro, è questo che io promuovo in Calabria e promuovo anche a livello nazionale, perché io partecipo anche a degli incontri a livello nazionale. Quindi pari opportunità è questo, pari opportunità è ascolto. Io dico mettiamoci, spogliamoci della nostra superbia e ascoltiamo chi ci sta incontro, chi sta accanto, chi ci sta di fronte. Ascoltiamo chiunque, ascoltiamo la persona adulta, ascoltiamo il bambino. È questo che dobbiamo fare soprattutto quando c'è qualcheduno, per esempio qualche donna che subisce violenza. Io dico sempre che si sottovaluta la denuncia. Io giro anche e vado presso le stazioni dei carabinieri, presso le stazioni della polizia. Ho firmato un protocollo con il proprietore delle carceri per fare formazione nelle carceri e mi hanno chiamato già due carceri della Calabria e dico ascoltiamo, non sottovalutiamo le denunce delle donne, perché spesso io sono venuta a sapere che spesso si dice alla donna non ti preoccupare, torna a casa, domani sarà una giornata diversa. Ecco, io dico ascoltiamo, non sottovalutiamo niente, e quando faccio gli incontri nelle scuole, io mi rivolgo
agli studenti, alle ragazze, ai ragazzi e dico: non permettete al vostro fidanzatino, al vostro padre, al vostro fratello, né una violenza verbale, anche un semplice scaffo, quello è una, è l'inizio, un incipit di qualche cosa. Quindi dico io, non sottovalutiamo niente. Quindi possiamo ridurre il problema della violenza dando soprattutto ascoltando. Io con la Commissione regionale pari opportunità, siccome anche noi siamo un organismo che opera senza fondi, noi abbiamo solamente dei gettoni di presenza, ma non abbiamo un budget per fare le nostre promozioni, per fare i nostri progetti, allora abbiamo dedicato la nostra attenzione a pensare a come risolvere i vari problemi. Abbiamo messo nero su bianco due proposte di legge. Una sarà votata martedì in commissione, un'altra è a livello nazionale e penso che la Calabria la promuoverà a livello nazionale al governo. La prima, proprio perché secondo me pari opportunità vuole dire uguaglianza di tutti e rispetto di tutti, naturalmente sia perché io sono una persona con disabilità, anche su invito del Presidente del Consiglio, il primo lavoro che la Commissione ha fatto, a cui si è dedicata, è quello di revisionare la legge 8 del 98 sulle barriere architettoniche negli uffici pubblici. Noi abbiamo detto prima, ho sentito prima che dicevamo, l'hanno detto i relatori che sono avvocati, li hanno detto anche le figure istituzionali che ci hanno preceduto nei saluti, hanno detto che noi siamo forniti molto di leggi, leggi ne abbiamo e che spesso non vengono applicate. Allora io, per la mia esperienza personale, perché io lotto contro le barriere architettoniche, soprattutto contro quelle mentali, ma anche contro quelle architettoniche, lotto da 50 anni per affermare la mia personalità e quindi io sono commercialista, ho lottato per andare a scuola, ho lottato per andare all'università, ho lottato per fare la libera professione, per esercitare la professione e io ho visto sempre che incontravo ostacoli proprio strutturali nell'entrare negli uffici pubblici. Quando devo discutere un ricorso, io sono curatore fallimentare, io sono amministratore giudiziario, ho amministrato alcuni beni a San Luca, ne ho altri in altri paesi, e quindi frequento il tribunale e lì ho trovato difficoltà ad accedere. Quindi il mio problema era quello, proprio perché era sentito e poi perché ero stata invitata dal Presidente del Consiglio a farlo, era quello di garantire un'uguaglianza al professionista con disabilità, ma anche alla persona che si deve recare, non professionista, che si deve recare per esempio in una circoscrizione e in un comune per rinnovare il documento di identità. Questo non è possibile farlo perché esistono dei gradini. Allora io ho preso la legge regionale con la commissione, l'ho guardata, quindi la legge c'era, ho fatto prima tutta una serie di telefonate a chi di dovere della regione e ho chiesto come mai la legge regionale, c'è una legge regionale che prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche e loro mi rispondevano sì, bene, perché non è stata applicata? Non lo sappiamo, mi hanno risposto, non lo sappiamo, allora ho detto io vabbè, ora vedo io, l'abbiamo presa con le commissarie, l'abbiamo analizzata, abbiamo fatto veramente un bel lavoro, abbiamo messo dei premi per i comuni che si adeguano e delle sanzioni per i comuni che non lo fanno. Abbiamo pure cacciato dei colmi perché era ben composta quella legge, noi abbiamo cacciato dei colmi che erano inutili, abbiamo previsto anche un risparmio di spese perché erano previsti dei tutor, dei professionisti esterni che dovessero controllare, ma io non so che cosa controllavano perché non erano, la legge non era mai stata applicata. Abbiamo eliminato pure quelle figure, e adesso il lavoro è stato apprezzato e adesso finalmente giorno 19 la legge verrà esaminata in commissione. Io credo quindi questo è un lavoro che abbiamo fatto con la commissione regionale e se verrà approvata, io ho buone notizie, buone speranze, i comuni dovranno finalmente adeguarsi e così si raggiungerà finalmente con l'uguaglianza, si permetterà, come diceva l'avvocato Morano, anche a una persona con disabilità di avere le stesse condizioni di poter accedere nei luoghi come accede una persona tra virgolette normale negli stessi tempi.
Questo è il lavoro che abbiamo fatto, perché innanzitutto permettere questo a una persona con disabilità è riconoscerle dignità. Io ogni volta che vado in un posto, io ho chiesto all'avvocato Davoli quando mi ha chiamato, io sempre lo chiedo, ma ci sono gradini? Quando... Perché a me dà fastidio che mi dicano ti solleviamo. No, una persona su carrozzina non deve essere sollevata. Quella è un'offesa che si fa alla persona con disabilità. Io posso permetterti di sollevarmi per accedere su un palco, su una scrivania, a parlare in una scrivania come questa, però è una cosa che ti permetto io di fare, perché tu non devi chiedermelo, devi darmi le condizioni per poter io accedere da sola. Quindi io spero tanto che questa legge venga approvata, perché solo così si permette di avere questa uguaglianza e di rispettare la dignità. Un altro lavoro che abbiamo fatto, e quindi questo non ha dato un dispendio di soldi, quindi noi dobbiamo lavorare senza soldi e questo l'abbiamo potuto fare. Un altro lavoro che abbiamo fatto, sempre per garantire i diritti, per tutelare le persone a cui questi diritti vengono negati, è quello per le vittime di violenza. Io ho sempre pensato, io vado in giro sempre a promuovere che cosa? La denuncia, a promuovere l'ascolto, dico alle persone che subiscono violenza o che penso che siano soggetti a violenza, dico rivolgetevi a vostra sorella, a un parente, a un'amica, a un vicino di casa, parlatene, fatevi aiutare e così magari forse ritroverete la forza per denunciare. Però sono anche convinta di una cosa, che la denuncia può essere agevolata se c'è un'indipendenza economica. Io ascolto, io vedo la televisione e vedo che più delle volte subiscono violenza le donne che non sono indipendenti economicamente, dal proprio compagno, dal proprio marito, dal proprio fidanzato. E quindi che fanno queste? Sopportano il più delle volte queste violenze, perché pensano, soprattutto se hanno bambini, pensano che non possono lasciare l'ambito familiare, soprattutto se hanno bambini, perché non hanno come mantenere i propri figli. Allora io ho detto, forse se diamo un aiuto economico a queste donne, forse aiutiamo ad aumentare le denunce. Quindi ho fatto, esisteva la legge 4 del 2018, che era una legge nazionale, che prevede degli aiuti economici per i figli delle vittime di violenza, e allora ho pensato, sì, è bello aiutare i figli delle vittime di violenza, ma sarebbe ancora meglio se noi aiutassimo le vittime di violenza. Allora che ho fatto? Ho preso la legge e ho inserito, accanto all'articolo 6, ho inserito l'articolo 6 bis. Ho avuto pure i complimenti da quella che aveva fatto la legge 4 del 2018, che mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, l'hai fatta meglio della mia. Allora ho inserito e ho detto che, così come ci sono le categorie protette per le persone con disabilità, la legge 68 del 98 mi pare che sia quella della categoria protette, allora ho previsto che ci siano delle corsie preferenziali per le vittime di violenza. Certo, una violenza accertata, non è che si alza uno la mattina e dice io ho subito violenza, mi dovete dare il posto, no. Allora, una violenza accertata, già magari che ci sia la fase davanti a un magistrato, che si sia arrivata a un magistrato, che ci sia una certa certificazione da parte degli organi quali la polizia, i carabinieri, gli assistenti sociali, e queste, che ci siano delle corsie preferenziali nei concorsi. Ho presentato questa modifica alla legge a Roma, mi hanno chiamato il sottosegretario alle pari opportunità e mi ha detto la legge è fatta bene, la modifica è fatta bene, promuovetela con la Calabria a Roma. E adesso questo è un altro obiettivo che io mi sto accingendo a fare. Quindi pari opportunità è tutto questo, non è solamente garantire l'uguaglianza tra uomo e donna. Anche io ho sentito prima che c'è una saletta rosa alla Mezia, accanto al protocollo fatto con le carceri della Calabria, ho firmato una collaborazione con le stazioni dei carabinieri, verranno fatte delle salette, ma non era solo la saletta che a me interessava,
perché un altro problema che si ha quando vengono denunciate le azioni di violenza, qual è? Quello nella lungaggine della procedura. I magistrati, ho parlato con alcuni magistrati e mi hanno detto: dottoressa, noi incontriamo delle difficoltà quando dobbiamo leggere i referti, quando ci compilano tutta quella serie di moduliste che si compila, io non sono un avvocato, per poi presentare tutto qui da noi. Allora io ho detto ai vari comandanti con cui ho parlato, ho mandato una comunicazione a Catanzaro e mi ha chiamato subito, mi sembra che sia il generale Paticchio, mi sembra, ecco sì, il generale Paticchio. Ho detto che accanto alla saletta, il mio obiettivo non è quello di fare le salette, così per fare, sì, che sono accoglienti per le vittime, per i figli, ma il mio obiettivo è quello di accostare alla saletta la formazione, che ci siano quindi carabinieri che siano formati a sapere accogliere la denuncia, soprattutto ad accogliere la vittima con il bambino, perché un'altra forma di violenza da non sottovalutare è la violenza assistita. La violenza assistita che si ha quando i figli assistono alla violenza che subisce la propria madre. Quelli saranno dei futuri violentatori poi, perché porteranno delle conseguenze anche psicologiche. Quindi è tutto questo vuol dire pari opportunità. Io dico che forse bisognava riformare, ad esempio per la regione Calabria, magari questa è un'altra cosa che mi accingerò a fare, a riformare la stessa legge istitutiva della Commissione regionale pari opportunità, perché il nome della commissione mia è lunghissima, io dico sono la presidente della Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donne della regione Calabria, ma il mio è un nome molto più lungo. Anzi, all'inizio mi ricordo che mi chiamavano e mi dicevano: guarda che non devi dire così, devi dire tutto il nome, ma è un nome lunghissimo, per l'uguaglianza tra i diritti degli uomini, tutta una cosa. Allora io penso che lo farò, chiederò anche che venga cambiato il nome a questa legge, che venga detta commissione pari opportunità. Quindi io voglio cacciare le parole tra uomo e donna, perché deve essere pari opportunità, nel senso l'obiettivo è quello di eliminare qualunque forma di discriminazione, qualunque cosa, qualunque azione che abbruttisce la dignità umana. Vi posso garantire che però comunque io promuovo il rispetto, che però innanzitutto il rispetto, io dico sì, dobbiamo rispettare chi ci sta di fronte, però io dico sempre la persona si deve rispettare. Questo è quello che ho fatto io. Io quando ho avuto problemi di salute ho detto: se io voglio andare avanti devo innanzitutto rispettare la mia persona, essere cosciente delle mie capacità, e solamente dopo che io ho preso coscienza delle mie capacità, dopo che mi sono rispettata, allora posso pretendere il rispetto dalle altre persone. Ho fatto così, sono riuscita ad andare avanti con grande difficoltà, però con tanta tenacia, ed è questo che io vado promuovendo in giro, è questo che io metto a disposizione di chi mi ascolta, e spero che rimanga un qualche cosina piccolino in chi mi ascolta, e forse è per questo che sono stata eletta Presidente della Commissione regionale pari opportunità. Adesso lascio il microfono a chi mi sta accanto, io vi ringrazio sempre, grazie. Grazie alla Nava per questa che io considero una lezione veramente, e grazie alla sua tenacia, e quindi sottolineo ancora l'importanza degli organismi per pari opportunità, perché abbiamo visto l'importanza che hanno anche nelle proposte di legge e nel portare avanti proprio il contributo affinché diventi legge quello che io ho detto e il parroco ha detto, per precisare quello che diceva anche Elena, che l'ha un po' contraddetto. Volevo precisare che non è che il parroco voleva dire che anche se non c'è la legge eccetera, che non c'è bisogno delle leggi, ma si voleva dire che molte volte, se ci fosse la consapevolezza, il buonsenso, la coscienza morale e quel rispetto di cui tanto stiamo parlando,
non ci sarebbe nemmeno bisogno di insistere tanto per una legge, perché sarebbe nella natura delle cose. Esatto, quindi io auguro anche alla dottoressa Nava di portare avanti queste battaglie, che siano legge, perché veramente poi le persone di questa tenacia e di questa passione vanno a individuare veramente quella che è la lacuna di una legge, dove si può intervenire. Allora subito fanno la proposta di legge e combattono perché veramente ci sia l'attuazione. E io darei la parola alla... Dovete andare via? Ah. Allora, l'avvocato Rosalba Viscomi, che è componente della Commissione Nazionale delle Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, e ci dirà anche lei quello che è il contributo. Buonasera a 360 gradi. Buonasera a tutti, non proprio perché il tempo stringe, nel rispetto anche delle altre relatrici che ancora devono intervenire, quindi sarò breve. Il mio vuole essere intanto un saluto alle autorità presenti, al sindaco, un grazie particolare alla presidente Davoli, nonché mia carissima amica Angela, che conosco da anni. E rivedo a Soveria Mannelli in seconda puntata, perché nel lontano 2010, forse qualcuno ancora non lo sa, io l'ho incontrata per la prima volta l'8 aprile alla Mezza Terme nella qualità di presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Soveria Mannelli. Quindi è una strada che abbiamo iniziato in quella data, io da presidente del Comitato Pari Opportunità, quindi ci siamo incontrati in questo evento, tu avevi intrapreso questa, non so, e non ci siamo più lasciate, nel senso che abbiamo iniziato un percorso, tante battaglie che ci hanno viste unite, e siamo qui ancora oggi con la stessa passione e la volontà di quella data. Che ci accomuna, e insomma, pensiamo di continuare ancora tanto. Io faccio i miei auguri ad Angela per questa nuova, diciamo, avventura intrapresa. Sono certa che l'esperienza maturata in questi lunghi anni nelle pari opportunità e a lei forniscano maggiori strumenti e consapevolezza di quello, del ruolo che riveste. Perché rivestire questo ruolo da presidente della Commissione Pari Opportunità in un comune, in una cittadina quale Soveria Mannelli, che veramente nella cultura si distingue, veramente. Io ho partecipato anche ad altri eventi qua, mi hai invitato anche tu, quindi so che in questa cittadina, insomma, ci sono degli illustri, diciamo, delle persone impegnate nella cultura. Il sindaco approva, insomma, no? Mario Caligiuri, lo conosciamo tutti, il professore Caligiuri. Niente, ritengo che il titolo di questo convegno rappresenti, secondo me, il manifesto della tua azione politica, non politica di politica, politica della commissione di politica, perché hai voluto includere tutte quelle che sono le tematiche di cui ti occuperai da qui a quando inizierai, hai già iniziato il tuo cammino. Quindi sei stata ambiziosa questa sera a voler inserire tutte queste tematiche, e il parterre delle relatrici ne danno prova, che in pratica tu hai già una rete di conoscenze, una sinergia con le istituzioni, dalla regione alla provincia, e in pratica devi solo partire, iniziare, perché ciò vuol dire che hai già maturato l'esperienza e i progetti portati avanti anche con il comitato di cui tu sei presidente alla Mezza Terme, quali lo sportello antiviolenza, i progetti nelle scuole di cui hai già parlato, porterai a frutto, metterai, mutuerai nella cittadina di Soveria Mannelli e nella commissione tutta la tua esperienza e la valenza delle tue conoscenze.
Io però vorrei dire, aggiungere qualcos'altro, perché sulle tematiche ne hanno già parlato Elena, Tonia, la Presidente Cinzia Nava, in maniera brillante come sempre. Io ritengo che il ruolo della Commissione Pari Opportunità presso un Comune, oltre a queste tematiche che sono proprie delle pari opportunità, si debba anche interfacciare col territorio, con le altre problematiche, quali quelli del lavoro, della rappresentanza politica delle donne nella politica appunto. Quindi dovrai, mi permetto di dirlo all'amica, lo dico all'amica Angela, dovrai anche interfacciarti con altre problematiche. E che saranno poi le stesse, diciamo, gli stessi argomenti che ti porteranno a intrecciare tutte queste, diciamo, tematiche che tu stasera vuoi affrontare. Come ad esempio la prevenzione del mobbing sul lavoro, che come abbiamo uno strumento che è la legge, torniamo alle leggi, che sono la Costituzione dei CUG nelle pubbliche amministrazioni. Quello è un ottimo e un validissimo strumento per prevenire le discriminazioni sul posto di lavoro. Quindi anche tu dovresti un po', anche se nella piccola cittadina di Soveria Mannelli, interessarti e promuovere e implementare la Costituzione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di questi organismi, che contribuiranno sicuramente a dirimere quelle discriminazioni che probabilmente si manifestano nei luoghi di lavoro. Questa è una delle tante, come la promozione dell'educazione al rispetto nelle scuole, che tu hai già fatto, diciamo, hai già portato avanti alla Lamezia con il Comitato Pari Opportunità. E soprattutto, come mi rifaccio a quanto diceva Tonia, l'investire nelle donne nella politica, perché la commissione presso un comune, e questo comune è virtuoso e ha una sensibilità, il sindaco deve essere riconosciuto, perché nell'ambito di tutti questi comuni che ancora non hanno le commissioni, questo è uno dei pochi che si è dotato di questa commissione, quindi è anche uno spirito di apertura e di sensibilità da parte di questa amministrazione e del sindaco ad avere come supporto un organo che è anche un organo consultivo sulle tematiche di genere. Le amministrazioni hanno la facoltà di chiedere, come voi. Posso interromperti per interloquire, perché è bello il dibattito. Siccome mi stai dando i compitini, allora volevo dire alle componenti della commissione di aiutarmi. E lo stavo facendo anch'io per nome tuo. E sono veramente convinta, siccome ho visto uno slancio di gruppo, sono convinta veramente che unite riusciremo a fare questo. Ti ringrazio per i compitini che mi hai dato. Mi permetto di dire questo sia perché c'è un legame di amicizia di anni, e anche perché anch'io per diversi anni nella mia cittadina di Botricello ho ricoperto ho portato avanti anche questa commissione al comune, quindi anch'io mi sono occupata di commissione nell'ambito della politica e delle amministrazioni. Per questo motivo mi sono permessa di dire questo, perché nell'ambito del discorso dei CUG, dell'applicazione di una legge, che è una legge che esiste, i comitati unici di garanzia, ma che non vengono istituiti, io ho fatto una campagna, una battaglia, e siamo andati proprio negli enti per poter far istituire questi CUG. Diciamo che non è detto che è solo la commissione che deve fare questo, ma devono essere sensibili anche i direttori generali, voglio dire, e tutti quanti, diciamo, le amministrazioni. Abbiamo proprio dati, su questo è utile, noi abbiamo dati, che è un reperito, diciamo così,
in tutto un lavoro fatto a livello regionale, noi viaggiamo a due velocità sui CUG, mentre il centro-nord ha diciamo così, una grossa diffusione dello strumento, nel sud Italia lo strumento è quasi totalmente inesistente e questa è una cosa drammatica, anche perché la costituzione dei CUG assume un senso diciamo così, importante, ma poi c'è un dato in più, i PAP, che non è una parolaccia, che sono i piani di azioni positive, loro i sindaci, sindaco si nasconda le orecchie, ma i sindaci in generale ci chiedono il parere, perché lo devono chiedere alla consigliera di parità, soltanto in prossimità di concorso, perché sanno perfettamente che nel momento in cui un comune non si dota del PAP, il concorso può essere annullato, può essere impugnato. E allora il tema, guardate, che le parità devono essere uno strumento. A me è piaciuto l'intervento del prete, perché deve essere uno strumento osservato. Se c'è la legge va osservata. E quindi io continuo a dire in questo senso, lo stimolo deve venire dalla commissione, deve venire, però per esempio io non so quante donne sono elette nel vostro comune, quante donne fanno l'assessore, non ho idea, non mi sono neanche documentata, lo giuro, questa volta lo giuro. Ah, perfetto, però il tema vero è che c'è una disattenzione, perché le pari opportunità vengono considerate sempre la cenerentola delle attività politiche, e allora se tutte quante insieme lo facciamo diventare qualcosa di più importante, per questo va bene tutto il ragionamento che faceva, e io prendo ad esempio il sindaco che va in Europa a riprendersi le direttive, perché se noi lo facciamo diventare momento centrale, allora innanzitutto viaggia anche il Mezzogiorno d'Italia con la stessa velocità con cui viaggia il Nord Italia, ed è già un dato importante, ma in tema di parità anche noi acquistiamo una forza in più, perché quando la parità si afferma, e questo lo dico anche in termini economici, anche un territorio economicamente si alza, perché lo schiaffo economico glielo dai quando mantieni dentro a casa una, diciamo così, una forza lavoro e non la metti in campo, e qui una serie di altri elementi, perdonami. Tonia mi ha aiutato a non darti più compiti, quindi mi ha tolto la parola. No, scherzo, intanto voglio chiudere in questo senso, che da parte nostra hai tutto l'appoggio, possiamo lavorare come vuoi e quando vuoi, lo sai, lo facciamo sempre nell'ambito delle pari opportunità nella nostra categoria dal nazionale, dalla commissione nazionale. Non abbiamo solo direttive e politiche di promozione per le pari opportunità nell'ambito dell'avvocatura, ma siamo ai tavoli del Ministero, del Dipartimento Pari Opportunità, con tanti protocolli d'intesa con la consigliera di parità, per tante azioni che possiamo svolgere sia nell'ambito del nostro lavoro, diciamo dell'avvocatura, che nell'ambito sociale, quindi anche le commissioni delle amministrazioni pubbliche. Quindi ripeto, il mio è un augurio di buon lavoro, e sappi che sulle amiche ci puoi contare sempre e comunque, e niente, in bocca al lupo, a presto, grazie. Ringrazio per l'augurio, scherzavo sui compiti proprio per sottolineare che questa è veramente un'occasione di confronto, e per tornare a quello che veramente grandemente diceva Cinzia, che io posso prendere da lei, lei può prendere da me e lei può prendere da me, perché solo così arriviamo a quella sinergia, agli spunti. Ecco, io ho preso spunto per fare il titolo, perché c'è dentro tutto. Quello che mi dispiace è che il tempo stringe, che quindi avremo poco tempo, diciamo, a disposizione. Io do la parola al commissario Carlotta Santoro. Noi chiediamo scusa e stiamo per andare via, salutiamo tutti, buonasera, scusateci se non possiamo fermarci, ma ci sono già dei problemi che lei... Grazie. È un saluto a tutti.
tutti i presenti, anche da parte del signor questore della provincia di Catanzaro. Ho accolto volentieri l'invito, perché appunto ritengo che qualsiasi iniziativa che riesca ad ampliare il raggio di azione della campagna di sensibilizzazione nei confronti di questo fenomeno debba essere sempre accolto con un non benvenga. La comunicazione, l'attività di informazione non è mai vana, anzi deve essere incentivata, perché appunto, come diceva Don Roberto, bisogna creare un'alleanza, bisogna formare un dialogo a più voci, come è stato detto ampiamente, una rete, una sinergia tra tutti gli organismi, tra tutti gli attori istituzionali. Ognuno ovviamente in base alle proprie competenze e alle proprie funzioni istituzionali. L'attività della Polizia di Stato ha visto anche dall'anno scorso l'attivazione di una campagna di sensibilizzazione che porti il titolo "Questo non è amore". Ho portato con me degli opuscoli che sono stati distribuiti a livello nazionale, e anche quelli più piccoli che sono della questura di Catanzaro, dove si possono trovare dei dati informativi utili anche per quanto riguarda l'azione di contrasto alla violenza di genere. E, come dicevo, l'attività della Polizia di Stato e di tutte le forze di polizia è, nell'ultimo decennio ha diciamo, registrato un'accelerazione grazie all'attenzione anche del legislatore, che ha via via nel corso degli anni adeguato la normativa a quelle che sono le decisioni europee e le statuizioni internazionali come la Convenzione di Istanbul del 2011. Ora, è anche perché già nel 2009, per esempio, è stata istituita una nuova tipologia di reato, che è quella degli atti persecutori, che ha consentito quindi di colpire più efficacemente determinate condotte illecite che invece venivano prima riportate nell'alveo di fattispecie delittuose di minore entità, quali potevano essere le molestie o la violenza privata. E quello che mi sta a cuore sottolineare in questa sede però è a livello di attività di prevenzione i poteri che queste normative, quindi parlo della legge 38 del 2009 e della 119 del 2013, e i poteri che hanno conferito al questore quale autorità di pubblica sicurezza. Poteri, faccio riferimento al potere di emanare l'ammonimento, che consente appunto alla vittima di atti persecutori o di violenza domestica di poter praticamente usufruire di questo strumento, di questo potere che, se ben indirizzato, costituisce uno strumento efficace nel contenimento della violenza di genere. E perché praticamente la vittima ha la possibilità, per quanto riguarda, ci sono delle differenze sia di presupposto sia procedimentali tra i due tipi di ammonimento, però diciamo, la vittima ha la possibilità di nell'immediatezza, attraverso una richiesta che rivolge per iscritto al questore, e portando praticamente diciamo delle prove che non assurgono mai a delle prove, alle prove penali in un processo, di veder ammonito quindi lo stalker nel caso degli atti persecutori oppure il maltrattante, sono praticamente destinatari di questo monito che il questore rivolge nei suoi confronti e lo sollecita quindi a cambiare condotta, a conformarsi a delle condotte di vita lecite.
Per quanto riguarda l'ammonimento che è previsto nell'articolo 8 della legge numero 38 del 2009, la vittima, prima ancora di fare però querela per questi fatti, può appunto rivolgere questa richiesta. La questura, con me il collega che mi ha accompagnato, praticamente l'ispettore Bagnani, quasi quotidianamente insieme a un'altra collega, praticamente nel quotidiano trattano questa materia. Abbiamo tantissime richieste che vengono formulate al questore, infatti con me avevo portato delle slide che, per quanto riguarda alcuni dati numerici, che più che altro ci danno la dimensione pure del fenomeno. Con un'attività istruttoria che viene fatta alcune volte in casi di urgenza, viene diciamo saltata questa attività istruttoria. Per esempio, ci è capitato ultimamente di effettuare un ammonimento nell'arco praticamente di 24 ore, perché la signora, che dopo 2 anni aveva deciso di dire basta a questa attività persecutoria, aveva portato appunto con sé delle registrazioni vocali gravissime, dei messaggi che aveva conservato altrettanto gravi, veniva minacciata di morte, e quindi nell'arco appunto di 2 giorni, appena 2 giorni, siamo riusciti praticamente a chiamarlo, a convocarlo, quindi saltando tutte le fasi istruttorie, perché generalmente appunto la fase istruttoria prevede delle sommarie informazioni, testimoniali, prevede un minimo diciamo di attività. Ora, quello che mi preme sottolineare in questa sede è non solo questi poteri di ammonimento che vengono conferiti al questore, cito da ultimo l'ammonimento che è stato previsto nella legge 71 del 2017, l'ammonimento dei cyberbulli, che però come provincia di Catanzaro non abbiamo ricevuto nessuna istanza da questo punto di vista, a differenza invece per quanto riguarda gli atti persecutori e le violenze domestiche. Voglio appunto fare cenno al protocollo EVA che noi adottiamo, è una modalità operativa che ci aiuta nel contrasto alla violenza di genere. Il protocollo EVA, che evoca il nome della prima donna del creato, ma in effetti è un acronimo di esame violenze agite, che consente appunto all'operatore di polizia di creare delle schede informative che lo aiuteranno nei successivi interventi che farà. In queste schede informative verranno raccolti molti dati che gli consentiranno poi di, in caso di intervento, di poter agire al meglio. E poi voglio ricordare le iniziative pure che sono state attivate da parte del questore di Catanzaro, la dottoressa Di Ruocco, che è molto sensibile da questo punto di vista. È stata creata una casella di posta elettronica che è spazio ascolto, come diceva la dottoressa Nava, l'ascolto è necessario, è fondamentale. spazioascolto.cz@poliziadistato.it, dove le donne potranno avere un contatto diretto e immediato per raccontare la propria esperienza e l'altrui esperienza. Presso la questura di Catanzaro c'è una sala ascolto che è formata da personale qualificato, perché noi abbiamo la fortuna di avere un funzionario civile psicologo, che è la dottoressa Pingitore, che è sempre disponibile. E da ultimo, appunto, l'esperienza, voglio citare praticamente l'esperienza di un gruppo di auto mutuo aiuto che è stato creato presso la questura di Catanzaro ed è costituito da donne vittime di violenza. Inizialmente è stato formato da sei donne,
è però uno spaccato di vissuto che positivamente consente di un aiuto vicendevole. Hanno creato pure un gruppo WhatsApp, quindi magari vicendevolmente si presta un aiuto. Io concludo il mio intervento, vi ringrazio. Gli opuscoletti sono stati già, c'è anche l'indicazione della casella di posta elettronica, sono stati già distribuiti. Grazie. Ringraziamo il commissario per questo contributo fortissimo che sfondano sul territorio, quindi non sono solo operative quando la violenza è in atto, ma cercano di prevenire, e soprattutto questa è la dimostrazione che non siamo sole, veramente, che le istituzioni ci sono e che bisogna avere anche fiducia. E adesso do la parola alla dottoressa Ermio, che è referente per questa violenza, e volevo anche dire una cosa che non ho messo in locandina, perché non per essere referenziale, ma è anche presidente per la seconda o la terza volta, non lo so, delle donne medico nazionale in Italia. Quindi ora vi chiarisco tutte queste le cose. Sono cariche, no, volevo sottolineare che queste sono cariche che stanno a dimostrare l'impegno. Sì, grazie. Allora, intanto forse l'ora è tarda, quindi cercherò di stringere, e quindi, ma non come Elena, stringo e basta, cioè veramente. Allora, intanto le cariche, no? Le cariche sono importanti, e intanto complimenti e grazie per l'invito, e complimenti è un buon inizio a tutta la commissione. Quindi noi intanto come Donne Medico, come Centro Antiviolenza Demetra, come tutte le, come l'Osservatorio Regionale, quindi tutte le cariche, come Associazione Italiana Donne Medico, noi siamo a disposizione. Quindi per qualsiasi progetto tu voglia portare avanti, cioè noi siamo chiaramente con te. E allora io vi parlo della mia esperienza perché mi sembra di unire una cosa fattiva a quel percorso di violenza, di ascolto, di cura, di diritti abbiamo portato avanti in questi anni. Allora, la mia esperienza, diciamo, ha un mentore, e il mentore è seduto in aula della dottoressa Bezzani, che in questo momento è la presidente delle Donne Medico adesso nazionale da un mese, quindi mi ha rubato la carica da un mese. Esatto. E lei... No, vabbè. No, ma ci mancherebbe. L'abbiamo fatto... è qui per caso, quindi... Allora, succede che qualche anno fa, quando io ho iniziato questa mia esperienza, intanto come commissaria insieme alla dottoressa Elena Morano Cinque, che avete visto Vulcano, ma così è, e così è anche nella commissione, insomma è sempre così. E allora abbiamo portato avanti tanti progetti, quindi io sono medico, sono neurologo, in questo momento dirigo la neurologia dell'ospedale di Lamezia Terme. E quindi dici, come mai un neurologo si accosta a queste tematiche? Ma intanto mi sono accostata come donna medico, e secondo me donna con una responsabilità di tutela e di sostegno per la propria professione a donne che avevano bisogno, perché secondo me questa è la mia di professione. In più avevo questa esperienza come presidente nazionale delle Donne Medico, vuol dire che in tutta l'Italia, che è un organismo, tra l'altro è una società scientifica la nostra, che fa parte del MUIA, quindi vuol dire dell'Organizzazione Mondiale delle Donne Medico, dove questi temi quindi sono delle tematiche di base, cioè sono le tematiche portate avanti, quindi la violenza sulle donne, quindi la pari opportunità, quindi tutto quello che vuol dire tutela della salute e di quant'altro, quindi dell'esperienza vitale. E quindi io mi sono formata con questi mentori, quindi con la dottoressa Bezzani, che in questo momento tra l'altro, quindi il CUG, è la prima volta che ne ho sentito parlare, è stato con lei, le Donne Medico, e quindi ho cominciato con lei. La commissione di parità è lo stesso, perché lei viene da una regione che noi copiamo sempre, perché è l'Emilia Romagna, quindi vuol dire loro sono sempre avanti di tutto. Allora io mi sono specializzata lì come neurologa, e da lì forse nell'aria c'era qualche germe particolare che mi ha infettato, quindi da donna calabrese sono diventata più nordica e lei è diventata un po' sudica, quindi abbiamo fatto uno scambio culturale
sessuale tra donne, quindi abbiamo creato questa sinergia e questa rete di cui parlava pure le dottoresse che mi hanno preceduto. Quindi ho avuto questa genialità e ho detto bene, io devo dare qualcosa, perché secondo me come contributo di una donna che in un paese del sud ha delle esperienze che sono diverse da quelle che sono in ambito nazionale, ha l'obbligo di spingere, ha l'obbligo morale di crescere e di far crescere il posto dove che abita. E quindi questa mia esperienza io ho cercato di mutuarla chiaramente dalla Regione Emilia, dove avevano già fatto dei percorsi, dove avevano fatto questo protocollo, dove avevano fatto già tutto. Io ho preso tutta questa cosa e l'ho ribaltata in Regione Calabria e quindi sono diventata la professoressa della dottoressa Tonia Stumpo, che è diventata esperta di medicina di genere, la professoressa della dottoressa Elena Morano 5, quindi da lì abbiamo creato questo protocollo che è stato avanzato e firmato come task force sulla violenza di genere dalla prefettura di Catanzaro qualche anno fa. E poi chiaramente mi ha visto lavorare in una cosa molto importante che vi voglio parlare, che di cui ne vado fiera, perché è il primo percorso che inizialmente era nato come percorso rosa bianca, poi perché c'era la ministra allora Lorenzin e quindi la voleva chiamare rosa bianca, poi adesso c'è la ministra diversa quindi si chiama in un altro modo, ma sempre un percorso sulla violenza per la donna è. E noi siamo la prima azienda, quindi la nostra azienda, io ne sono orgogliosa, perché in regione ci sono dei tentativi in aziende sanitarie diverse, con codici viola, che sono più diciamo medico-legale, con un sottendimento un po' più medico-legale rispetto alla tutela che facciamo da noi, abbiamo creato proprio questo percorso. Che non vuol dire solo stanza dedicata, quindi una stanza rosa che abbiamo anche voluto fortemente all'apertura a Soveria, al nuovo pronto soccorso. E quindi abbiamo cercato di dare questo contributo, intanto di qualità, abbiamo cercato di fare formazione e l'abbiamo portata avanti, abbiamo fatto dei progetti regionali, abbiamo recuperato anche dei fondi e faremo di nuovo quest'anno questa formazione più dedicata di secondo livello. Perché, e qui saluto sindaco, saluto le forze dell'ordine, tra l'altro io sono la sorella di un colonnello dell'esercito, quindi io mi beo di questa cosa, perché quando sono insieme a qualcuno delle forze dell'ordine questa cosa mi fa, fa diventare ancora più importante, perché è un sacrificio avere il fratello fuori, perché io mi devo occupare di tutta la famiglia da donna calabrese, questo è il concetto. Allora, questo vuol dire che abbiamo dato un contributo e questo contributo è un crescente. E la formazione che noi abbiamo proposto è stata sempre una formazione congiunta, perché come dicevamo la rete è necessario che io sappia che cosa fa un carabiniere che accoglie una donna quando arriva direttamente dalle forze dell'ordine, la polizia cosa accoglie, il tribunale cosa accoglie e io come medico, perché è fondamentale che io sappia discernere, sappia entrare in empatia, in sinergia con la persona, perché noi non parliamo, la violenza di genere a me piace come termine ma fino a un certo punto, io parlerei di violenza, basta, perché la violenza è violenza. Io due giorni fa, qui c'è in sala chi può comprendere alcune tematiche, io vengo fuori da un'esperienza vissuta negativamente, perché stiamo parlando di una bambina di 3 anni e quindi venire a conoscenza, come diceva anche il prete, come diceva anche il capitano che mi ha preceduto, è un'esperienza dolorosa. Vedete, come medico non si impara mai e il cuore ogni volta ti stringe, perché una bambina che ti racconta nei dettagli delle molestie subite in una scuola è brutto. È brutto perché tu da medico dici, intanto ti viene proprio l'impeto di andare a prendere la maestra e di sbatterla ad un muro, quindi forse poi per... dice zia, non essere razzista, mi fanno mio nipote di 10 anni, però certe volte forse il razzismo in questi casi sarebbe veramente utile. Però ecco, che cosa vuol dire? Avere un contatto, avere un punto di riferimento. E in ospedale per noi, io e la dottoressa, perché che cosa è successo? Questa mia follia, che è stata sposata da direttori generali che hanno accettato questa mia follia, perché altrimenti se erano poco attenti mi dicevano Caterina smettila, occupati di neurologia e non secca, o non solo ci secchi per l'elettromiografia quanto ci secchi anche per questa storia della violenza. E dice però io sono stata testarda, ho trovato qualcuno che mi ha detto sì, è una cosa interessante, la facciamo. Mi hanno detto di sì al CUG e quindi io mi sono imposta che anche nell'azienda sanitaria nascesse il CUG, ma fondamentalmente non
non viene ascoltato da nessuno, quindi creare un CUG e poi non dargli il corpo e non dargli la giusta valenza non ha nessun senso. E chiudo, apro e chiudo parentesi, però che cosa vuol dire? Che questa stanzetta, che prima è iniziata come stanza, poi c'è stata una sinergia, una collaborazione, è un punto di riferimento per chi ha bisogno, perché vedete, la persona che arriva in una sala d'attesa, delle nostre sale d'attesa in pronto soccorso, una donna, facciamo un esempio, una donna, un bambino, anziano, eccetera, che subisce violenza, non arriva all'80%, non entra in pronto soccorso e viene a dirti ho subito violenza. Arriva al triage e comincia a dire all'infermiera di turno, che di solito ha 1000 persone dietro che stanno a sentire, e il triagista che è seccato, che è l'ennesima centinaia di persone che sta sentendo e sta ascoltando, arriva una donna intimorita, che comincia a dire che ha mal di testa. Queste sono le persone che vengono da noi, non arrivano, cioè la violenza sessuale, la violenza vera, che noi immaginiamo come la violenza sessuale, no? Quella grave, non arriva subito così, no? Arriva dopo tante altre volte, dove la donna è venuta per tante altre cose, che vuol dire il mal di testa, che vuol dire la crisi d'ansia, che vuol dire la tachicardia. E allora il problema qual è? Istruire, ed avere un punto dove un infermiere istruito capisce che il mal di testa che sta riferendo ha delle caratteristiche diverse, e allora comincia ad attivare un percorso, comincia a prendere la signora e la porta dentro, perché la deve allontanare dalla sala d'attesa, perché in sala d'attesa può arrivare il marito preoccupato della denuncia, che va a prenderla e se la porta a casa. E quindi il primo concetto qual è? Questo, quello di tutelarla, di toglierla fuori da un eventuale rischio successivo, di portarla all'interno e poi di farla soggiornare in questa stanza, che non è una stanza perché la dobbiamo... Intanto è una stanza anonima, ed è una stanza, a parte l'accoglienza particolare, ma è una stanza dove da quella stanza lei non si muoverà per andare a fare il resto delle indagini, dove gli specialisti arriveranno e faranno le visite tutte in quella stanza, perché prendere una donna e fargli fare il giro di Peppe di tutti i reparti quando devono fare le consulenze come facciamo con i pazienti normali del pronto soccorso è inconcepibile per una persona che ha questo rischio, e quindi devi comunque accogliere. Allora il ginecologo viene chiamato, se c'è bisogno del ginecologo, il neurologo viene chiamato, lo psichiatra, lo psicologo, cioè tutto quello di cui in quel momento la donna ha bisogno, e dove lì vengono fatti tutti questi prelievi, tutte queste prove, eccetera, che poi ovviamente le azioni giudiziarie, se saranno successive a questa cosa, perché comunque noi accogliamo, noi dobbiamo accogliere sia chi denuncia sia chi non denuncia, sia chi arriva sia chi decide, chi hanno 6 mesi di tempo per fare denuncia, è vero, no? Quindi hanno la possibilità di prendere il tuo referto, di tornare a casa, anzi di chiederti, dottoressa, me lo fa anonimo sto referto, mi dice che c'è mal di testa qui, perché se io arrivo a casa e mio marito prende il referto e mi picchia un'altra volta, io non posso tornare a casa stasera. Allora spesso li ricoveriamo i nobili, li teniamo in osservazione per dare il tempo alla donna di superare il pericolo della notte, e il giorno dopo, quando la donna dice sì dottoressa, forse ho pensato che è il caso di rivolgermi alle forze dell'ordine, allora siamo noi, se non abbiamo l'obbligo del referto, perché se noi abbiamo l'obbligo del referto, perché c'è una signora che arriva al nostro pronto soccorso con una distruzione fisica che ci obbliga ad un referto di una prognosi superiore ai 20 giorni, noi dobbiamo redigere il referto e chiamare le forze dell'ordine, perché siamo venuti chiaramente per la nostra professione a contatto con una, no, un reato presunto, e quindi questo è un altro discorso. Però noi non spingiamo, e spesso le associazioni ci hanno criticato dicendo ste dottoresse che vi volete interessare di violenza, siamo noi, no? Centri antiviolenza, che siamo quelli che raccogliamo le donne, voi li spingete alla denuncia, noi non spingiamo nessuno. Quindi è che sia un concetto chiaro, noi tuteliamo, sosteniamo e ci mettiamo a fianco della donna, poi sarà la donna a decidere quello che vorrà fare, e noi le sosterremo anche in questo caso, perché noi abbiamo un posto di polizia, quindi o chiamiamo al nostro posto di polizia o chiamiamo un'ispettrice alla Mesia Terme, che è quella che conduce tutte le nostre follie anche notturne, perché è pronto, pronto, e quindi è così, oppure telefoniamo ai carabinieri, e voglio dire, abbiamo creato questa rete un po' virtuosa, e quindi questa è una bella cosa che va sostenuta anche dalla politica, anche da noi donne,
e spingere e cercare che queste cose restino in piedi, perché tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni hanno comunque dato un frutto. E alla fine io faccio parte dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, quindi do il mio contributo per l'esperienza. Diceva Elena prima, è tutto gratuito, ve lo garantisco, è tutto gratuito, è tutto volerlo fare, forse per la caparbietà che abbiamo queste donne di se ci inseriamo, è difficile che lo facciamo, una volta che siamo inserite poi la cosa la dobbiamo portare a termine, no? E quindi è un modo di essere della donna. Io da neurologo vi potrei raccontare, forse qui in quest'aula una volta ho fatto anche una relazione di come sono diversi il cervello dell'uomo e della donna, e quindi vi posso aprire un altro capitolo e poi magari al prossimo riunione poi magari ve ne racconto, però vuol dire cerchiamo nella differenza di trovare la qualità, cioè insieme dobbiamo lavorare gli uomini e le donne, perché il problema della violenza, soprattutto è quella che mi riguarda, è un problema di entrambi. Quindi la violenza non solo agita, la violenza assistita, la violenza agita, la violenza subita, e tutto fa parte di questo mondo che culturalmente sta arretrando. Quindi se non siamo noi, quelli che siamo gli illuminati, io mi ritengo, adesso siamo in un'epoca veramente devastante, perché se pensiamo anche alla violenza che subiamo noi medici, ogni giorno, no? Avete visto le donne che subiscono violenza nelle guardie mediche, e le dottoresse del pronto soccorso, cioè ormai c'è un astio nei confronti della nostra professione, che è un astio che viene da anni di incuria della nostra professione, cioè dal non rispetto più della nostra professione, quindi noi ci sentiamo disarmati e se non ci creiamo questi alibi culturali non ne verremo fuori. Quindi io credo che ecco, l'impegno sia questo, quindi avete tanto da fare, Commissione delle Pari Opportunità, perché c'è tanto, e quindi intanto vi do diciamo, l'augurio di proseguire, di iniziare questo battesimo, noi ci siamo e quindi spero di avervi convinto che queste cose sono cose che abbiamo fatto, le abbiamo fatte bene, grazie. Grazie alla dottoressa Ermio, abbiate pazienza, non andate via perché non potete perdere l'intervento della dottoressa Fazzari, non me ne voglia, ma veramente ascoltarla è sempre un piacere oltre che un arricchimento, veramente. Io sono seriamente preoccupata per tutte le cose che succedono e dobbiamo lavorare anche su un'altra cosa che si sta diffondendo tantissimo, che è il linguaggio dell'odio. Veramente sul linguaggio dell'odio ci sarà pure da lavorare, da faticare. Grazie per questo kit della sopravvivenza alla temperatura gelida. Io qui condivido questo freddo e quindi anche voi che avete resistito fino alla fine. Che dire, io avevo una relazione e poi man mano che parlavano i vari relatori ho tolto dei fogli, per cui alla fine ne ho scritto un altro totalmente nuovo. Mi presento brevemente, sono Anna Fazzari, sono psicologa nella unità di neuropsichiatria infantile dell'ASP di Catanzaro, quindi mi interesso dei bambini speciali, ma io credo che siamo tutti speciali, siamo tutti disabili, abbiamo tutti una difficoltà, abbiamo tutti un problema, e se anche nasciamo senza problemi nel corso della nostra vita ne abbiamo talmente tanti, per cui viaggiamo sempre con un trolley immaginario, dico io, e ognuno di voi qui ha un trolley che tira, a volte a fatica, a volte con leggerezza, in cui mette tutti i problemi quotidiani. E sono anche la consigliera di fiducia del CUG, per cui mi interesso di molestie all'interno dell'azienda sanitaria di Catanzaro, ma i vertici aziendali non mi ascoltano perché sono uomini, scusate. E io poi protesto scrivendo, dicendo che non mi ascoltano, anche perché io denuncio delle situazioni che avvengono all'interno dell'azienda. Ma sono qui per un ruolo importante che faccio come volontariato insieme con Caterina. Abbiamo lavorato agosto, Natale, Capodanno, noi le feste le passiamo in genere così. Come voi delle forze dell'ordine e della polizia ricordiamo tutte le festività. Siamo in questo centro antiviolenza Demetra, il CAV, nato nel 2009 agosto. Mentre gli altri andavano a mare, noi eravamo lì che pensavamo che dovevamo fare questa cosa, e avevamo già il kit della sopravvivenza del retaggio della nostra vita. E siamo un'esperienza unica, abbiamo fatto 10 anni di lavoro,
con grande fatica, è una fatica quotidiana, è una fatica di testa, di pancia, di cuore. Io l'altro giorno ho sentito al vice commissario Ventriglia, ma sentiamo anche il colonnello Ribaudo spesso, collabora con noi attivamente, e dopo l'ennesima donna che ho inviato ho detto: senti Tania, mi ha detto sei stanca. Ho detto no, siamo fortunate. Dico perché? Perché abbiamo intorno persone che ci rispettano e noi rispettiamo noi stesse, e quindi possiamo fare questo lavoro perché ci rispettiamo, ma è una prova ed è una fatica quotidiana, per cui tutto quello che voi avete detto ogni giorno noi lo decliniamo con delle persone, con dei volti. Mentre voi parlavate, io mi emoziono sempre. Sono 40 anni che faccio la psicologa clinica, penso che non smetterò mai di emozionarmi quando parlo di violenza, perché mentre voi parlavate vedevo delle facce, degli occhi, nella testa le frasi. Stamattina ecco, c'era un'ex suocera che diceva: ma insomma, dottoressa, cosa vuole che sia? Il marito gli ha dato giusto uno schiaffo. Dico: sì signora, ha avuto 6 mesi di detenzione, quindi non è che ha dato uno schiaffo, le ha bruciato un braccio alla sua. Ma no, quindi poi abbiamo il proseguo della violenza e non finisce mai, perché le donne che osano denunciare, per noi le mandiamo tutte quelle del centro antiviolenza. Ma non tutte, dopo aver parlato e trovano dei percorsi. Io posso dire che sia la stazione dei carabinieri di Lamezia, che è la stazione che è presso la polizia, al di là della dottoressa Ventriglia e del colonnello Ribaudo, però è giusto come grado, sì, colonnello, io non ho fratelli, no, non ce n'ho, sono figlia unica. Hanno sempre trovato, quando è stata inaugurata la stanza tutta per sé a Lamezia, noi eravamo presenti, e ho detto: delle persone, sono delle donne sono venute, noi le abbiamo mandate da voi, non so con chi hanno parlato, ma quando sono ritornate hanno detto di avere trovato degli uomini, delle persone accoglienti, disponibili, con quella sensibilità, con la cultura del rispetto e con quella dignità che restituisce dignità, per cui hanno detto: quando siete pronte tornate per denunciare, perché noi non demordiamo rispetto a questa cosa, perché su 10 che ne inviamo magari soltanto una ha il coraggio di fare denuncia. Perché la cosa terribile che io ho riscontrato, io faccio la psicologa, quindi psicologa a tempo perso, dico sempre io, psicologa clinica, faccio tutto il lavoro dell'ascolto e il percorso dell'autostima per chi lo vuole fare. Non tutte lo vogliono fare, ma la cosa drammatica che io ho incontrato nella mia attività, a parte il dolore, a parte la declinazione nella realtà che supera sempre la fantasia, nel senso che quando vedo un film di violenza dico: beh, io ne ho vista, vero? Mi viene questa sensazione di avere ascoltato e di aver visto una situazione ancora più violenta, perché non la riusciamo a immaginare. La cosa terribile che ho riscontrato nel territorio è questa, che anche la famiglia della donna che viene abusata, violentata, calpestata, viene allontanata dalla sua stessa famiglia perché è vergogna, perché non si fa, perché adesso che cosa succede? È colpa tua, perché poi pure io, tuo padre, quando mi dava una botta in testa io non ho mai denunciato, perché poi siete cresciuti tutti bene, siete tutti ci sono perché hai parlato. Oppure, come dice questo signore che ha picchiato la moglie, ha avuto 6 mesi di detenzione, mi ha detto: dottoressa, ma lei dopo la separazione c'ha un fidanzatino, ma come si permette di dire fidanzatino? Allora vuol dire che lei ancora, nonostante la denuncia, perché lui continua a denunciarla, continua a fare lo stalker, però lui lo fa perché passa di là per caso, però passa 15 volte al giorno. E allora sentire la suocera che dice: ma insomma, era una così bella famigliola, abitavano sopra, io li sentivo quando camminavano. Dico: signora, ma le sentiva quando la menava? Dice: no, ma cadeva qualcosa, un oggetto, poi lei
è una depressa, ha inventato tante cose, c'ha tante fissazioni, per cui veramente il fattore dell'educazione che deve iniziare dai primi anni di vita, ma io dirò di più, noi dobbiamo educare gli adulti a educare bene i loro figli. Dobbiamo educare gli adulti a fare bene gli insegnanti, perché l'educazione al rispetto si declina 24 ore al giorno. Io dico sempre, scusatemi il paradosso, anche in ascensore, anche quando parcheggio, anche quando urto qualcuno per strada e non dico scusa, anche quando c'è un extracomunitario che mi vende una rosa e gliela lancio in faccia. Una volta mi ha raccontato mia figlia che distribuiva delle cose all'università che erano della sua facoltà, insomma doveva fare l'accoglienza, e c'è stato un ragazzo che gliel'ha buttato in faccia. Mia figlia, che forse è stata educata bene al rispetto, io ho tre figlie femmine, ironia della sorte, quindi proprio così mi sono potuta esercitare, anche mio marito si è potuto sono nata a Soveria Mannelli. Oh. E quando anche quella che va, due figlie all'estero, dice: ma dov'è questo Soneria Mannelli? Dico: guardi, è un paese sperduto. Dice: ma perché sei nata proprio lì? No, perché sei nata, quindi con orgoglio. E lei ha detto, dice: guarda, lo devi riprendere. Dice: ma io non lo voglio. No, lo devi riprendere, me lo dai in mano e mi dici: no, non lo voglio. Allora, noi non abbiamo la cultura del rispetto, quella di dire grazie, permesso, per favore, posso. C'è anche un modo per litigare, che è il modo ecologico. Noi possiamo litigare dicendo: ti posso dire una cosa che non mi va di te? E la persona dobbiamo aspettare che ci dica sì e procedere con la critica, o dire no e dice va bene. Dice: ma dottoressa, allora io non posso criticare mia moglie. Lei la può criticare, ma magari dice: qual è il momento giusto in cui ti posso fare questa critica? Dobbiamo essere educati anche a criticare, ma a criticare in maniera ecologica, cioè piantando dei semi, non scavando delle voragini. E dentro queste voragini, ecco l'astio, dire delle parole cattive, seminare il rancore, e sottolineare la differenza che è nell'altro, perché questo mi fa stare bene. Si parlava prima di fragilità, io ho scritto fragilità. Ditemi chi di noi non è fragile dinanzi alla violenza? Cioè chi di noi, bravo, perfetto, di fronte a un attacco, di fronte a una violenza, di fronte fisica, psicologica, spirituale, economica, non diventa fragile. Poi noi facciamo tutti i percorsi per coltivare l'autostima, per coltivare la fiducia in se stessi, per coltivare il rispetto di sé, ma non è un processo dato per sempre, è qualcosa che si costruisce ogni giorno. Noi non finiamo mai di educare noi al rispetto e di fare educazione al rispetto. Chi mi conosce, chi ha lavorato con me, sa com'è, è una cosa in cui credo tanto. Io sono andata due volte a parlare col presidente del tribunale di Lamezia e mi ha detto: dottoressa, è la terza volta che lei viene da me. Dico: no, le sarà sembrato per intensità. Dico: io sono venuta due volte soltanto. Dice: ma lei ha un avvocato? Sì, ma io voglio dire i miei diritti, perché credo molto nella parola, e il fatto di aver denunciato mi ha portata ad essere poi vessata, perché guardate che ognuno di noi deve assumere un grande atto di coraggio nel momento in cui denuncia, deve avere le spalle forti e deve essere preparato ad affrontare quotidianamente questa scelta. E quindi noi dobbiamo, non smetteremo mai come centro antiviolenza di dire alle donne che devono denunciare, ma lo sappiamo già, mentre lo diciamo, che questo non sarà un percorso facile e molto faticoso. Poi si parlava delle barriere. Noi abbiamo le barriere non solo fisiche, ma abbiamo quelle mentali, che sono più dure, perché quelle si possono superare. Chiudo, non in senso metaforico come sono chiuse alcune cose, chiudo dicendo proprio così: c'era una volta in un libro proprio del professor Ossicini, che è morto, quindi lo voglio ricordare, che è stato mio professore all'università, e allora lui diceva che noi dovevamo creare dei servizi sul territorio. Io mi sono laureata tanti secoli fa, il 78, no, sono vecchia, 78 mi sono laureata, quindi non era, qualcuno forse non era nato,
E allora lui diceva che dovevamo creare dei servizi sui nostri territori d'appartenenza dove i gradini dovevano essere talmente bassi che non c'era fatica per accedere, ma fatica fisica, fatica morale, fatica spirituale. Quindi creare dei servizi che fossero accessibili e fossero sulla strada di tutti, quindi varcare le porte, varcare le soglie. E noi dobbiamo varcare le soglie del pregiudizio, prima di tutto il nostro e poi di chi ci sta accanto. Io vi ringrazio, buon freddo a tutti quanti e tra poco ce ne andiamo. È un altro trauma. Fino a quando si arriva al processo. L'incertezza della pena, l'impunità, molti alla fine si arrivò a prescrizione dei reati denunciati oppure non vengono puniti perché la vittima si è inventata le cose, perché praticamente perché non hai testimoni, non hai questo, non hai quell'altro. Quindi la resistenza da parte delle persone vittime di violenza è proprio questa, perché i percorsi, come voi avete indicato, ci stanno tutti. Arriviamo alla denuncia. Bene, poi la giustizia ci mette 5-6 anni, se si arriverà mai. Magari danno gli arresti domiciliari vicino casa. Infatti questo è oppure vai al divieto di allontanamento di 100 metri. No, quindi voglio dire, forse l'ultimo percorso, c'è questa pecca proprio nell'ultimo percorso che è quello che deve realizzare veramente l'ultimo. No, grazie, grazie. È vero, è vero. Anche vero, lì vero. C'è da lavorare, si stanno facendo delle riforme, so di questo braccialetto elettronico che dovrebbe andare in porto. No, ma anche questo, si spera. Questo percorso rosso, questo codice rosso, qualcosa si muove, noi ci siamo, tenaci, battaglieri. Continuiamo. Ringrazio veramente tutti. Dire che in effetti è vero, perché da ultimo per esempio c'è stato un mese fa un arresto di un marito che nel cuore della notte ha impedito alla moglie di coricarsi e l'ha cacciata fuori di casa con una bambina di appena 11 mesi. Ha avuto la fortuna di prendere prima di andare via il cellulare e quindi ha chiamato il 113. Quindi sono intervenuti i colleghi, l'hanno arrestato perché è nella flagranza di maltrattamento in famiglia, l'hanno portato in carcere, c'è stato un rito direttissimo, l'hanno condannato a 2 anni di reclusione, però praticamente all'atto della scarcerazione, perché ha sospeso la pena il giudice, non ha prescritto nulla, non ha fornito nessuna prescrizione, quindi divieto di avvicinamento eccetera, sì, ha dichiarato cessate le esigenze cautelari e quindi all'atto della scarcerazione dopo un mese in pratica ha eletto domicilio presso l'abitazione familiare, quindi ce l'ha in casa, ce l'ha in casa. È vero, però lo diciamo lo stesso. A proposito di lanciare dalla Puglia per promuovere un progetto nazionale che io presenterò il giorno 29 marzo presso il Consiglio regionale, un progetto nazionale che prevede la creazione di una valigia, si chiama la valigia salva mamma e la valigia salva bebè, perché si mettono all'interno di queste valigie, proprio si fanno le valigie, i kit di sopravvivenza per la donna e per il bebè. È stato chiesto l'intervento della Commissione per promuoverlo a livello nazionale e l'intervento anche della pasticceria Malavenda di Reggio, perché con la vendita dei propri prodotti dolci si finanziano la creazione di queste valigie. Proprio per questo, eh? Sì, per lui, lo so,
però purtroppo, purtroppo per ora escono le donne. Sì, 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 quindi c'è questo progetto a livello nazionale. Però ci siamo, ci siamo. Nonostante le difficoltà ci siamo. Sì, 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 dai. Sarebbe bello parlare ancora perché veramente si aprono orizzonti vastissimi, ma il tempo stringe e speriamo di essere insieme. Per discutere ancora di queste cose, soprattutto in maniera fattiva e di poter veramente raggiungere obiettivi pratici, oltre che ad averne parlato, ad esserci confrontate e ad aver avuto veramente il piacere di questa comunità attenta. Buona serata a tutti e grazie.